Espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Mi spieghi perché stiamo parlando di politica internazionale e geopolitica con una contessa distesa su un divano? Cioè, adesso perché il fratello della madre di mio padre è stato presidente di Cuba 13 anni, era il generale Mario Menocal, perciò io sono vissuta in mezzo alla politica. Il fratello del padre di mia madre. Non è che siccome Churchill è stato l'amante di sua nonna o di sua madre, improvvisamente lei capisce di politica estera, perché anche il mio bisnonno, trisnonno, non è stato senatore del regno. Sentite, se dovete telefonare facendo queste telefonate stronze, telefonatevi fra voi. No, chiaro? No, non è questo. E dopo di ciò, affanculo la no, telefonata. Aspetti. La zanzara. Tutto il resto è già. Signor Presidente Putin, a nome mio e di tutti gli italiani che condividono il mio percorso, voglio compiacermi per lo storico ed epocale successo che ha coronato la sua campagna elettorale. La sua elezione è per noi ragione fondata di speranza. So che lei ci porta nel cuore e lei sa che noi accanto a lei e per la sua causa e per la sua dimensione umana e spirituale ci batteremo fino all'ultima delle nostre risorse. Mi scusi, no, non parlo italiano, può richiamarmi per favore domani di mattina? La Russia ha la tabella dei materiali e dei minerali di tutto il mondo. Ha gas, petrolio, uranio, tutto. No, noi non abbiamo un cazzo. Putin in Europa viene a cagare e basta, viene a cagare e se ne torna in Russia. Per fare la pace, per sistemare tutto quel demonio. Putin probabilmente salverà l'umanità. Allora ragazzi, che dire di quello studente? Per carità, ha solo 16 anni che ha fatto il gesto della pistola. Il gesto della pistola in auto al Senato, in aula al Senato contro la Meloni. Bravissimo. Come bravissimo? Bravissimo. Gravissimo. Ah, gravissimo. Allora io dico, per carità, ha solo 16 anni questo ragazzo. Niente. Ha solo 16 anni. Per carità, no, ma appunto, per carità. Ma voi immaginate se uno studente, diciamo, de destra, uno studente fascistone, eccetera, avesse fatto il gesto della pistola, che ne so, a Draghi, a Speranza, ad altre persone. Sarebbe successo un casino. Adesso tutti a dire no, a 16 anni. Poi tra l'altro questo fa pure lo spiritoso. Ha chiesto scusa, però ha detto beh sì, però faccio dei saluti antifascisti. Ma che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire? Mamma mia, che pena. È veramente un poveretto, posso dire. Uno a 16 può essere anche un poveretto a 16 anni, un poveretto che non sa che cos'è la democrazia. Una parolina, so che non farà piacere a molti che stanno ascoltando, perché il mood dell'opinione pubblica è fortemente filo-palestinese. Però io credo che il boicottaggio delle università italiane, adesso lo definisco così, il boicottaggio delle università, il tentativo di boicottaggio, l'università di Torino hanno deciso di non fare più accordi con le università israeliane, sia una roba schifosa. Cioè, decidere di non fare più accordi con le università israeliane, che non c'entrano un cazzo con quello che sta avvenendo, con il governo, con Gaza, e cioè adesso voi direte no, sono complici del genocidio, eccetera. È uno schifo che mi ricorda
che la dico molto forte, caro David, la dico molto forte, mi ricorda una frase che veniva pronunziata quando c'era il baffino, che è Judenraus. Mi ricorda come immagine, via gli ebrei dall'università, uno schifo assoluto. Una cosa voglio dirla invece alle femministe. Sapete per caso che c'è questa vicenda di questa ragazza, di questa Salma, che l'Iran, una ragazza iraniana, che l'Iran si rifiuta di prendere la Salma, che è morta asfissiata in auto, perché la considerano gli imam, e l'Iran dunque la considerano una peccatrice? La considerano una peccatrice. Dove sono le femministe italiane? Perché non ci sono proteste ogni giorno contro il vero patriarcato, che sta lì dove c'è quel vice Ayatollah che spesso noi seguiamo, che spesso noi intervistiamo? Lì c'è il vero patriarcato. Dove sono le femministe? Da Roma, David Parenzo, buonasera. Per quanto riguarda lo studentello di 16 anni che ha fatto quell'orribile gesto della pistola, non c'è nessuna scusante, non c'è nessuna eccezione, non c'è nessun ema. Niente può giustificare questo gesto stupido, potenzialmente violento, perché non è detto, siccome hai 16 anni non è che quindi allora non sei maggiore, no, non c'è nessun ema. C'è da dire però che il tuo giochetto di dire ma se fosse accaduto a destra, è accaduto che il ministro Speranza, un ministro della sanità e della salute, è stato aggredito, minacciato può e rappresentato sì. come Hitler nel periodo durissimo della pandemia, da ragazzini, ragazzetti, minorenni, minorati, da tutto l'universo. E tu stavi zitto, no, e stavi ad applaudire. Ma figurati. Non accettiamo lezioni dai Vannacci, dai Cruciani, dai ecco. Porro, sì. dai Capezzone, sì. dai Libero, dalle Verità, dai giornali. Non accettiamo lezioni sulle pistole che non hanno né se né ma. La pistola del ragazzino, ho detto, rispetto a quello che avete detto, ma figurati, ma io non ho detto nulla. Non accettiamo, io ho detto lezioni che... Vabbè. No, non passi qua, non passi, allora, qua non passi, non alzi il ditino. Ti leggo la Palestina. Aggiungo alla tua in questo caso perfetta ricostruzione della vergogna di queste università una piccola cosetta che in queste ore circola in rete, cioè, e che riguarda la signora avvocato albanese. L'avvocato albanese? Ma non lo so. Sì. L'avvocato albanese si occupa per conto delle Nazioni Unite dei territori cosiddetti occupati, anzi si chiamano così, territori occupati del 67. Allora? Circola una foto della signora albanese molto sorridente, alle cui spalle c'è una bandiera palestinese dove c'è scritto boicotta Israele, stop apartheid, Palestina libera. Ora, io, questa signora qui rappresenta l'ONU e c'è scritto dietro boicotta Israele? Sì. Io vorrei sospendere la trasmissione qua. No, ma non c'è da sospendere, c'è da chiudere l'ONU. C'è da chiudere l'ONU, come io dico da una vita. Io dico da una vita, giù il microfono. Io mi vergogno, che mi dispiace per l'ONU. Io voglio andare a New York e abbracciare l'ONU e dire che mi dispiace che all'ONU. Ma io sono d'accordo con quella. A me dispiace che all'ONU ci sia l'avvocato albanese. Ho capito, ma loro sono nominata loro, che vuol dire? No, ma può una persona avere alle spalle scritto boicotta Israele? Ma quello è d'accordo, sarà d'accordo, e che ti ma devo può? Dire? Ma ti chiedo, è possibile? No, non è possibile, ma non è la prima volta. Che rapporti fa? Dovrebbe fare dei rapporti, ma che rapporti fa? Che rapporti fa se c'è scritto? Allora, ti spiego, ti leggo un manifesto, ti leggo un manifesto che circola per Vicenza, dove andrò sabato al Teatro Astra, e che recita in questo modo: i sinceri democratici, femministi, transfemministi e non più chi più ne ha più ne metta, di circoli sociali, centri sociali, femministe, ampi, non so chi altro, scrivono: fuori Vannacci da Vicenza, nessuno spazio pubblico e comunale a chi inneggia e promuove odio, violenza e discriminazione.
combinazioni sessismo, razzismo e cameratismo militare. Cazzo vuol dire? Poi che vuol dire promuovere il cameratismo militare? Dio solo lo sa che il cameratismo militare è una cosa che non è che si promuove, cioè, sbagliano anche l'italiano, sbagliano anche le frasi questi qua. Il cameratismo militare, che cazzo vuol dire promuovere il cameratismo militare, porca puttana? Mi dovete spiegare il cameratismo militare. E indicano un corteo, indicano un corteo. Per carità, va benissimo il corteo. Saremo lì a braccia, a con le braccia in alto. Pacifisti, gandiani, per la libertà di espressione. Contro voi, fascisti, barra comunismo. Va a cagare tu. Fascisti, comunisti del pensiero. Cazzo. Saremo lì, mani alzate. Pacifisti, mani alzate. Senza porgere l'altra guancia, però, senza porgere l'altra guancia. Allora, Fiorello ha perdonato. Fiorello, che rappresenta fondamentalmente la RAI, che ha fatto una figura di merda, diciamolo, tu non lo puoi dire, lo dico io, una figura di merda. Ha annunciato l'inizio di un provvedimento, di un inizio di una procedura disciplinare contro uno che si era permesso di fare una battuta fuori onda, fuori onda. E Fiorello, che è più potente dei vertici della RAI, dice: beh, ragazzi, non succederà niente. Tu, ha già emesso il verdetto, signor Fiorello. Ma perché? No, ha fatto benissimo Fiorello, ha troncato qualsiasi cosa, certo, siccome è più potente dei vertici della RAI in questo momento. Qualsiasi cosa dico, Fiorello, è oro colato. Qualsiasi cosa dica, è oro colato. Sa fare il suo mestiere magnificamente. È andato oltre l'amministratore delegato, il direttore generale, il presidente, tutto. È andato oltre. Ha già emesso il suo verdetto. Formidabile, vai regia con Fiore. Parlo della RAI. Non parlare. Io e Giorgio, un giornalista del TG2, ci siamo sentiti, ci siamo scritti, ci siamo chiariti, cioè proprio. Quindi non è successo niente. Sono cose che capitano. Se dovessero venire fuori i fuori onda che faccio io, altro che provvedimento disciplinare, a me mi dovrebbero arrestare. Meglio di me può capire un fuori onda. Detto questo, la reazione della RAI è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà niente. E quindi, per quanto mi riguarda, tutto è bene quel che finisce bene. Giorgio, un giornalista, è una brava persona. Ogni tanto succede, certo, che lì per lì, quando l'ho sentito, ci sono rimasto un po' male, perché sono c'è di mezzo una ragazza, quindi non c'è di mezzo una ragazza. Comunque, pure che mia figlia, no? Cioè, la figlia di Fiorello, quindi la figlia di Fiorello, è una ragazza, tutto lì. Quindi, tutto è bene perché finisce bene. Bravo, misuratissimo. Lui carinamente mi ha chiesto scusa, ma non c'era manco bisogno, quindi io capisco, perché io i fuori onda li faccio, cioè li faccio, mi capitano. Cioè, se per caso dovessero lasciare aperto un microfono a me, c'è proprio altro che provvedimento disciplinare, porca miseria. Ci fate veramente vergognare di essere italiani, mamma mia. Strade in diretta. Bentrovati per incidente, code sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone verso Genova in direzione opposta, code nello stesso tratto per lavori. Restiamo in Liguria, dove per lavori si viaggia in coda per 3 km sulla 12 Genova Rosignano tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Sulla 14 Bologna Taranto, a causa di traffico congestionato verso Bologna, code in diminuzione tra Forlì e Faenza. Sempre sulla 14, a causa di lavori, code verso Taranto tra Pedaso e Grotta Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in direzione opposta tra Pescara Nord e Pineto. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà intorno alle 20:45. A più tardi. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Io non ho capito con quale certezza matematica mi state dicendo che le elezioni russe erano truccate e non avete speso una parola per l'elezione di Biden. Rincoglioniti.
Coglionazzi, quando porterete una prova oggettiva che le elezioni in Russia sono truccate, allora potrete parlare. Coglionazzi, Parenzo, Suca. Vai Parenzo, continua a chiamare l'ambasciata russa finché ti offrono un bel tè col polonio, vai! Allora ragazzi, io vi do questa notizia per come è uscita naturalmente. Rocco Siffredi denunciato da una giornalista, molestata dopo l'intervista. La cronista porta in questura i messaggi con le presunte avance dell'attore protagonista di recente della serie Super Sex. Ora io dico, non so quello che è successo, naturalmente non voglio difendere nessuno né attaccare nessuno, ovviamente, ovviamente. Uno dei messaggi che sarebbero usciti di una chat privata tra Rocco Siffredi e questa giornalista, di cui conosco il nome, ma siccome il nome non è ancora uscito, il nome non si può fare perché sarà coperto dalla privacy, lo so, sono cose un ma po' delicate. Noi sappiamo, io e David sappiamo chi è, cioè, ma lo sanno anche. Io non lo so, io non lo so. Ma te l'ho detto prima, lo sai chi è? Cioè, te l'ho detto io prima. Non lo so. Lo sai? Ma io l'ho già dimenticato, non lo so. Allora, come nel film Mission Impossible, il messaggio si caro Ethan Hunt, il messaggio si distruggerà. La missione è impossibile. Cioè, hai distrutto quello che ho detto, diciamo, hai cancellato. Dal cervello quello che ho la detto. Manda in onda il pezzo della Mission Impossible e capirai qual è il mio atteggiamento, ma anche quando finisce la zanzara, un minuto dopo della fine della quello che tutto. Va in onda, io tutto, manda in onda quel pezzo di Mission Impossible, mandalo dopo, perché dopo, la dopo. Gente non l'ha capito. Allora, no, mandalo in onda. Uno dei... la missione, se deciderai di accettarlo, e si autodistruggerà. Passa un secondo e si distrugge tutto. Io non so niente. Allora, uno dei messaggi sotto accusa, adesso lo recupero, è un messaggio in cui sostanzialmente lui dice che il contatto tra di loro gli ha provocato un certo sommovimento, diciamo, un certo sommovimento nelle parti basse. Sei veramente simpatica, troppo carina e buona, te lo posso dire, quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però... Beh, lasciamo perdere che mi stai a far venire proprio una roba un po' particolare. Però te l'ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top. Ora, ci sono altri messaggi, poi lui ha chiesto scusa per alcuni messaggi. Io non vorrei, dico solo non vorrei, non dico che non credo a quello che dice questa cosa, perché io non sappiamo quello che è successo. Non vorrei che sotto accusa fosse il testosterone di Rocco Siffredi, perché mi viene il dubbio che sia sotto accusa il testosterone di Rocco Siffredi. Ho un dubbio. Bandecchi dice: non lo so. Ha una domanda, lei candiderà le donne? No, ma non ti chiedo. No, se mi chiedi, dico non so. Non sai, chiedimelo. Benissimo. Bandecchi dice che può candidare chiedimi, anche cosa un. Cosa pensi? Che pensi? Non so. Che pensi? Chiedimelo. Non lo sai. Ho capito, hai detto non lo so. E non lo so. Posso candidare anche un cammello, vai. Le donne sono un elemento fondamentale come gli uomini. Io ho sempre detto che noi privilegiamo gli intelligenti, a differenza di quelli che volevano prima. C'è stato un tempo nella politica italiana solo i giovani, poi oggi c'è solo le donne. Io chiedo scusa alle donne, io posso candidare anche un cammello se è intelligente. Se è intelligente posso candidare anche un cammello. Vabbè, ma non è che ha detto contro le donne, ha detto una cosa giusta, io me ne fotto delle quote rosa, non mi piacciono le quote rosa, se candido anche un cammello, ma qual è il problema? Cioè non capisco perché attaccate sempre Bandecchi su una cosa semplice, se una persona è intelligente candido anche un cammello, cioè, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Una roba da pazzi, guarda, roba incredibile. Beh, si dicono... Io penso, io ma ovviamente, dai. Se mi chiedi un parere, se me lo chiedi, io ti dico che oggettivamente è il solito paradosso di Bandecchi, però la politica deve essere anche depurata da questo linguaggio. Non è possibile parlare in questo modo. Smettila. Ma chi pensa di essere Caligola che cade da un cavallo e come parla delle donne? Perché parla in questo modo? Il progresso ha fatto dei passi in avanti. Ma smettila. Ma non è per censurare nessuno. Di Battista contro Bocchino, di Battista contro il gigante Bocchino su Israele. Vai regia.
mi riferisco anche ai giovani che protestano di fronte a un tentativo da parte del terrorismo israeliano di genocidio a Gaza. Ma qua aumenta giorno dopo giorno. Oggi l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Borrell, che non è certo tra l'altro una colomba, sostiene la strategia dell'Unione Europea in Ucraina, ha dichiarato che Israele sta utilizzando la fame come arma a Gaza. L'obiettivo di sconfiggere Hamas non c'è mai stato, quindi sentire dei politici che dicono Hamas mette davanti i ragazzini scudi umani, Israele sta facendo una strage, e l'obiettivo non è minimamente quello di sconfiggere il terrorismo, ma cacciare, trucidare i palestinesi. Trucidare i palestinesi, vai! Daniele da Milano, vai Daniele, dimmi. Sì, ciao Cruciani, allora io inizialmente vorrei dire che nel lontano 1989 votavo democrazia proletaria. Ma non ce ne frega un cazzo a noi. Va bene, ascolta, ascoltami bene. Te ogni tanto sento sempre la gente che chiama, che parla contro il fascismo e via discorrendo, no? Ma tu, fra 80 anni, quando si parlerà delle tue trasmissioni, quando vai a Rete 4, dove ci sono giornalisti che praticamente non fanno dei giornalisti, ma fanno della propaganda politica, e tu sei pagato da questa gente qua. Senti, certo che sono pagato, Cruciani, qual è il problema? Non ho capito. Sembri tu, Cruciano, il ricottaro dei giornalisti, cioè sembri un ermafrodita dei giornalisti, non si sa che cazzo sei. Cioè, ma in che senso, scusa, spiegati bene. Chiamo i fascisti e sei contro i fascisti, chiamo i comunisti, ma tu stai solo con chi ti dà i soldi. Cioè io questo vorrei capire. Quando uno va in una televisione a parlare è pagato da qualcuno, chiaro? È pagato da un editore, devi dire quello che ti danno i soldi per dire quello che vogliono loro. Ma questo lo pensi tu perché sei un imbecille? Questo lo pensi tu perché sei un totale imbecille, Certo, io sono un imbecille, io sono un totale imbecille. Spiegami una cosa, io sono un imbecille, allora visto che sono un imbecille, il metodo Parenzo, che lo ripeto più volte, non sei un imbecille, sei un totale imbecille. Allora mi spieghi, fra 80 anni, il periodo di Berlusconi, come sarà definito? Ma per me è stato un periodo straordinario, un periodo meraviglioso. Per qualcuno è stato un periodo straordinario, il periodo del fascismo. Ma che c'è? Scusa, il coglionito, ma che c'entra il fascismo con Berlusconi? Idiota! Che c'entra Berlusconi col fascismo? Che c'entra Berlusconi col fascismo? Poveraccio! Che c'entra Berlusconi col fascismo? Persona ridicola! Sei una persona ridicola! Ridicola! Urla il conduttore, urla l'ospite, urla alle volte l'altro conduttore. Rocco da Roma, fammi sentire Roccone. Rocco da Roma, che non è Rocco Siffredi. Grande, ma c'è sta pure il nano coi tacchi, no? Fallo sta chi è il nano coi tacchi, Parenzo? Chi è il nano coi tacchi? Aspetta, Rocco, lasciamo un attimo con l'acquolino in bocca gli ascoltatori. Rocco da Roma contro Parenzo, fra pochissimo. Per far crescere il tuo business servono passione, cuore, audacia, cose che puoi trovare solo dentro di te e in un Alfa Romeo. Per il tuo business, oggi c'è noleggio chiaro di Lisis, Alfa Romeo Tonale, a 400 euro al mese, con manutenzione, copertura furto incendio e danni. E dopo 36 mesi, decidi se acquistarla. 36 mesi, 45.000 km, anticipo 5.500 euro, IVA esclusa, fino al 31 marzo, con approvazione Lisis. Scopri di più su alfaromeo.it. Vuoi sapere cosa c'è dentro le uova di Pasqua Pernigotti? C'è il gianduia con nocciole italiane, la qualità del cioccolato fondente al latte o bianco. Ah sì, certo, c'è anche la sorpresa. Pernigotti, cioccolato di incantevole bontà. Un viaggio alla scoperta della felicità. Un libro gioco per aiutarti ad esplorare, insieme al tuo bambino, le mille sfaccettature di questa emozione, aiutandolo a sviluppare maggiore sicurezza in se stesso e un atteggiamento ottimista. Le sfumature della felicità, dal 19 marzo in edicola con Il Sole 24 Ore, a 12,90 euro in più. Il tuo bagno un ordine ce l'ha, il solito tubo che perdi, il dentifricio sempre senza tappo, la stessa caccia a rasoio fra le solite mille cose. Ma se invece... Scopri i mobili bagno IKEA per un ordine tutto nuovo. C'è sempre una novità per dare spazio a chi sei con poco. Si libra nel cielo, fendendo l'aria con il muso. L'asino volante. I suoi denti bianchissimi riflettono la luce del sole fino ad abbagliare e una melodia orchestrale riecheggia. Ogni volta che passa...
E dopo una cosa che vola a cui non crede nessuno, eccone una a cui credere davvero. Con un cielo pieno di offerte puoi volare a Chicago o Toronto da 459 euro e a Boston da 509 euro, andata e ritorno. Acquista entro il 26 marzo. Info e condizioni su itaairways.com. Ita Airways, a sky full of Italy. Siamo d'accordo su Sofia, tutti alla via di Neria. La leggenda con crudo squacquerone e rucolino, troppo buona per il tuo pranzettino. La via di Neria, la più buona che ci sia. La ricetta perfetta per la tua casa. Prendi due veli plus ultra resistenti, aggiungi dei vortici super assorbenti e fogli più grandi di un normale asciugatutto. Li puoi usare anche nel microonde. Foxy Asso Ultra è l'asciugatutto garantito per il contatto con gli alimenti ed è ideale per tutta la casa, non solo in cucina. Ti basta un solo strappo. Foxy, sempre vicina a te. Ciao, come si chiama la soluzione per la gestione digitale delle informazioni? Arxivar. In azienda dobbiamo archiviare i dati direttamente dal nostro gestionale. Arxivar lo fa. E gestire i processi di approvazione? Arxivar lo fa, eppure bene. E firmare digitalmente i documenti e conservarli a norma? Ma certo! Guarda, fai prima visitare www.arxivar.it e scopri quanti problemi ti risolve. Arxivar, la soluzione per la gestione digitale delle informazioni della tua azienda. Ehi, vuoi essere una forza della natura? Fatti travolgere dalla forza vegetale delle barrette proteiche Ventura. Tanta frutta secca per un concentrato di potenza sano e gustoso. Perfette per i tuoi allenamenti e non solo. Fai il pieno di proteine vegetali. Ventura, forza vegetale. Dal 22 al 24 marzo torna a Vicenza il Festival Città Impresa, l'evento dedicato allo sviluppo delle imprese e dei territori. Al centro la situazione geopolitica e le ricadute sull'economia, con uno sguardo aperto alle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando la vita delle imprese. Radio 24 è al Festival Città Impresa di Vicenza con programmi in diretta e puntate speciali. Venite a trovarci in Piazza Castello. Info su radio24.it e festivalcittaimpresa.it. Progetto in collaborazione con Auxiel, leader nella performance di processo. Il segnale orario vi è offerto da Multimac, tecnologia RFID per migliorare la visibilità nella supply chain. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. De Caro e il PD infuriati per la nomina della commissione ministeriale che indagherà sul comune di Bari. Il governo ha dichiarato guerra alle mafie, non agli amministratori locali, replica Piantedosi. La comunità ebraica italiana preoccupata per l'escalation di odio verso gli ebrei nelle università, oggi scontri fra studenti e polizia a Bologna. In Francia multa da 250 milioni a Google, ha usato contenuti senza un giusto compenso agli editori. In borsa crolla Kering sulle preoccupazioni per il settore lusso. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo da quello che accade attorno alla città di Bari, la nomina di una commissione per indagare su eventuali infiltrazioni mafiose nel Consiglio Comunale di Bari agita la politica italiana. Oggi conferenza stampa del sindaco del capoluogo pugliese. Un atto di legittima difesa, il sindaco di Bari, De Caro, definisce così la conferenza stampa convocata all'indomani della decisione del Viminale di avviare il percorso che potrebbe portare allo scioglimento del suo comune per infiltrazioni mafiose, un'iniziativa partita dopo la richiesta di alcuni parlamentari di centrodestra, sottolinea il primo cittadino che visibilmente commosso rivendica quanto fatto contro la criminalità organizzata. Sono sotto scorta da 9 anni, se c'è solo l'anticamera di un sospetto sull'amministrazione comunale di Bari, sul consiglio comunale di Bari e sul sottoscritto, allora io rinuncio alla scorta. Io non posso stare sotto scorta. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervistato dal TG1, replica affermando che la sua iniziativa era doverosa visto quanto emerso dalle indagini e non necessariamente porterà allo scioglimento del comune. Capisco l'amarezza del sindaco di Bari. Il nostro governo, da quando si è insediato, ha già sciolto 15 comuni. Qui stiamo parlando solo di commissione d'accesso, ma abbiamo sciolto 15 comuni in prevalenza guida di centrodestra. Questo governo ha dichiarato guerra alle mafie, non certo agli amministratori locali.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ripercorriamo e ricordiamo i punti principali dell'inchiesta da cui è scaturita la decisione del Ministero dell'Interno. Alla base dell'inchiesta barese il presunto intreccio tra mafia, politica e affari e il tentativo di condizionare il voto alle comunali del 2019 vinte dal centrosinistra che sosteneva il sindaco uscente De Caro. Le infiltrazioni avrebbero raggiunto anche la municipalizzata del trasporto urbano AMTAB sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Le indagini della direzione distrettuale antimafia hanno portato il 26 febbraio scorso all'arresto di 130 persone legate ai clan e in particolare all'arresto di una consigliera comunale eletta col centrodestra nella lista di Rella sindaco, Maria Carmen Lorusso, e di suo marito l'avvocato Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale eletto dapprima in Forza Italia e poi passato in Italia dei Valori. Olivieri sarebbe stato al centro degli accordi con i clan mafiosi Parisi, Montani e Strisciuglio per far eleggere la moglie grazie alla compravendita di voti. Olivieri avrebbe versato danaro ad esponenti dei clan, promesso posti di lavoro e buoni benzina. Nella maxi inchiesta sono finiti in carcere presunti affiliati alle organizzazioni criminali: il cantante neomelodico Tommaso Parisi, figlio del boss barese Savinuccio, sottoposto ad amministrazione giudiziaria per un anno per infiltrazioni mafiose, anche la Maldarizzi Automotive, società sulla quale i clan avrebbero esercitato la propria forza criminale ottenendo posti di lavoro. Onofrio D'Alesio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. L'ufficio scolastico regionale della Lombardia ha riscontrato alcune irregolarità nella delibera con cui il consiglio dell'istituto comprensivo Iqbal Masi di Pioltello, vicino a Milano, ha deciso di chiudere il 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan. Per questo motivo ha chiesto al dirigente scolastico di valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento. A Bologna momenti di tensione si sono verificati in via Indipendenza, quindi la via centralissima della città bolognese, quando il corteo dei collettivi che sta protestando in città in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'università è avanzato verso lo schieramento di polizia che ha respinto le prime file. È volata anche qualche manganellata mentre dai contestatori arrivavano sputi e insulti verso i poliziotti. È stato anche lanciato un bidone dell'immondizia. I manifestanti hanno urlato, secondo quanto riportano le agenzie, intifada sempre sarà e Unibo, cioè l'Università di Bologna, devi boicottare Israele. E il boicottaggio di Israele e l'antisemitismo che contagia una parte degli studenti preoccupa la comunità ebraica in Italia. Va chiarito in modo lapidario che ogni forma di boicottaggio e demonizzazione sono antisemitismo. L'appello arriva dalla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. L'università non si può piegare a irruzioni e distorsioni, dice. Appello raccolto dalla ministra Anna Maria Bernini. Ogni forma di esclusione o boicottaggio è sbagliata ed estranea alla tradizione e alla cultura dei nostri atenei, dice. A considerare preoccupante la decisione dell'Università di Torino dopo l'irruzione dei collettivi studenteschi anche la premier Meloni, secondo cui se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi. Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo chiede che la commissione speciale sull'odio mandi una lettera che stigmatizzi il comportamento dell'Università di Torino. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle mettono invece in guardia da episodi di censura sulla decisione di un ateneo presa nella sua autonomia. Per la presidente della conferenza dei rettori Giovanna Iannantuoni la ricerca di per sé stessa non può avere barriere e deve essere libera. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E queste sono le ultime notizie che riguardano il conflitto fra Israele e Hamas. Ho già approvato i piani operativi per l'operazione di terra su Rafah e presto approveremo i piani di sgombero dei civili dalla zona di battaglia, lo ha detto Benjamin Netanyahu in un messaggio agli israeliani, specificando che nel frattempo continuano con forza le operazioni nel centro e sud della striscia. L'esercito israeliano informa di aver ucciso 90 terroristi e fermato più di 450 sospetti all'ospedale Shifa di Gaza City e di aver eliminato altri terroristi operativi in un attacco aereo in Cisgiordania. Si apprende intanto da fonti di stampa israeliane che diversamente
Inizialmente, da quanto previsto, farà tappa in Israele il segretario di Stato americano Blinken, il cui viaggio in Medio Oriente avrebbe dovuto toccare solo Egitto e Arabia Saudita. Proprio l'Arabia Saudita fa sapere che donerà 40 milioni di dollari all'URWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, alla quale molti paesi hanno bloccato i fondi dopo le accuse di Israele di collaborazione alla strage del 7 ottobre. Quanto ai negoziati a Doha, la risposta di Israele alle nostre proposte è stata in termini generali negativa, afferma Hamas. Il tutto mentre nella striscia si affronta la fame. La carestia a Gaza è inaccettabile, ha detto la presidente della Commissione UE von der Leyen in conferenza stampa con il segretario generale dell'ONU Guterres, secondo il quale occorre agire subito con un accordo per il cessate il fuoco prima che sia troppo tardi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo alla politica. Domani al Consiglio europeo di Bruxelles i 27 leader discuteranno la proposta della Commissione di destinare il 90%, stiamo parlando di circa 3 miliardi di euro, degli extra profitti generati dalla detenzione di asset russi congelati alla fornitura di attrezzature militari all'Ucraina. Il restante 10% verrà comunque utilizzato per il sostegno a Kiev, ma attraverso il bilancio comunitario. E alla vigilia di questo appuntamento è intervenuta nuovamente la Presidente del Consiglio. Difende le posizioni a sostegno dell'Ucraina, Giorgia Meloni nega di avere due facce e contrasti con il vice premier Matteo Salvini. Tutto questo nel dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Con il leader leghista un abbraccio pubblico in aula, anche se Salvini lascia l'emiciclo dopo 10 minuti. Attimi di nervosismo quando la premier chiama i deputati ragazzi, ribadisce il sostegno a Kiev e si appella al PD. Ma quando io parlo con persone con le quali ho buoni rapporti e capace che riesca a portare a casa dei risultati, se voi provate a parlare con i vostri alleati del Movimento 5 Stelle e magari riuscite a fare lo stesso miracolo, l'Ucraina ve ne sarà grata. Risponde il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha messo l'Italia in un vicolo cieco, negoziare le migliori condizioni per l'Ucraina è l'unico modo per evitare la terza guerra mondiale. La segretaria Emily Schlein attacca sulla visita in Egitto. Pretenda dal Sisi gli indirizzi dei 4 imputati al processo per le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, un ricercatore italiano, un ricercatore europeo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo argomento. La Federal Reserve, quindi la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha lasciato i tassi di interesse invariati, lo ha comunicato poco fa. Il costo del denaro resta dunque fermo in una forchetta fra il 5,25 e il 5,5% ai massimi da 23 anni. Oggi, a proposito di tassi di interesse, ha parlato la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, e ha detto che a giugno, se i dati confermeranno l'inflazione sottostante prevista, la BCE sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva, quindi potrebbe tagliare appunto il costo del denaro nell'area euro. L'antitrust francese ha multato con 250 milioni di euro Google per essere venuto meno agli impegni assunti nel 2022 sull'equa remunerazione degli editori per l'uso dei loro contenuti giornalistici e per aver utilizzato gli stessi per addestrare il suo servizio di intelligenza artificiale Gemini senza informare giornali e agenzie di stampa. La multa arriva mentre molti editori e redazioni un po' in tutto il mondo cercano di limitare la raccolta automatica di dati da parte dei servizi di intelligenza artificiale dei loro contenuti online senza il loro consenso e un pagamento equo. Intel intende investire 100 miliardi di dollari in 4 stati americani nei prossimi anni con l'obiettivo di aumentare la sua capacità produttiva negli Stati Uniti. La società di Santa Clara ha ottenuto dalla Casa Bianca quasi 20 miliardi di dollari in prestiti e sovvenzioni che fanno parte del piano dell'amministrazione Biden per espandere la produzione interna di semiconduttori. La legge risale all'estate del 2022, stanzia 52,7 miliardi di dollari per rilanciare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. In Europa il caso di borsa di giornata è il crollo di Kering, colosso del lusso francese, arrivato a perdere in borsa anche il 14% sulle preoccupazioni per la tenuta del settore lusso. L'annuncio del calo dei ricavi del 10% di Kering per il primo trimestre 2024 è arrivato ieri a Borsa di Parigi chiusa. Oltre a registrare con stupore questo sales warning, gli analisti hanno subito pensato a come avrebbe reagito la borsa alla riapertura. Male, molto male.
Il secondo gruppo del lusso al mondo controlla maison come Saint Laurent e Bottega Veneta, ma è da sempre trainato da Gucci, che nel 2023 ha sfiorato i 10 miliardi di vendite. Se quelle complessive di Kering, il dato definitivo ci sarà il 23 aprile, sono attese a meno 10%, quelle di Gucci a meno 20%. Il crollo del colosso francese ha trainato al ribasso l'intero comparto, benché la vicenda Gucci faccia storia a sé, visto che negli ultimi due anni sono cambiati sia il top manager sia il direttore creativo. Ma i risultati tardano ad arrivare, poiché, lo ha ammesso lo stesso CEO e presidente di Kering, François-Henri Pinault, un turnaround non si fa in pochi mesi. Sul lusso si addensano però altre nubi, nonostante le crescite a due cifre registrate nel 2023 da marchi come Cucinelli, Moncler e Prada. C'è il rallentamento della Cina, lo scenario geopolitico, i problemi legati alla sostenibilità e ai gusti delle nuove generazioni. E la resilienza dell'alta gamma sarà messa a dura prova. Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 19:13 minuti. Chiudiamo con un'ultima notizia di Formula 1 in attesa del Gran Premio che si correrà questo fine settimana in Australia. Fa notizia il passaggio di casacca dell'ingegnere della Ferrari Simone Resta, che lascerà Maranello per approdare alla Mercedes. Il suo ruolo sarà quello di Strategist Development Director, lavorerà a stretto contatto con James Allison, con il quale aveva già collaborato in Ferrari. Non potrà comunque lavorare nel nuovo team fino però al 2025. Ingegnere imolese in Ferrari dal 2001, è stato anche in Minardi, Alfa Romeo e Haas. Abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, un buon ascolto con i nostri programmi, vi lasciamo con La Zanzara. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. ...32 pacchi per 27 chilometri, diviso 8 consegne, più comodità, meno problemi. A conti fatti, la soluzione è la gamma di veicoli commerciali Toyota Professional. Scopri il nuovo Pro A-City, tuo da 149 euro al mese con l'Isper Drive, TAN 599 TAEC 788, 47 rate anticipo 4.784 euro, valore di riscatto 8.112 euro, IVA esclusa, info su toyota.it. Oi Ciccio, ma è vero anche qui quello che hai detto in TV? Signora Mara, certo! Ridillo davanti a tutti se hai coraggio. In poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1000 euro sulla collezione Mara. Giuri in giurello? Giuri in giurello? Ma perché? Ciccino, siamo in radio. Io quando non vedo non credo. Ah, e sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Avete sentito anche voi? Ci vediamo in negozio? Oh, ecco, almeno lì ci vediamo. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla! Verificare modelli e disponibilità in negozio. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio dopo WhatsApp 393-7171-701. Ragazzi, GP non vi sta rompendo in mano. Israele sta facendo una pulizia etnica, questa cosa rimarrà sui libri di storia e nessuno la potrà mai cancellare. E voi rimarrà scritto che siete stati fino alla fine dalla parte di uno che sta facendo la pulizia etnica. Voi vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Se voi siete giornalisti, io sono il Papa. Per non parlare della Russia, poi, parliamo della Russia, un dittatore, un popolo senza diritti civili, è tutto finito. Poi vai in Russia, la gente ti dice, ma qual è il problema? Noi stiamo tutti da Dio, anzi, Putin è un grande, sta facendo gli interessi del nostro paese. Vogliamo sentire gli italiani cosa ne pensano di Prodi e del fantastico accordo per l'Unione Europea che ha ridotto del 65% il nostro potere d'acquisto? Quanti morti ha portato quello? Ah, perché non sono diretti. Allora vi chiedo, cos'è più onorevole? Sparare in faccia a una persona o sparargli nel culo mentre dorme? Giornale.
Continua Parenza a perculare Vannacci, continua che prende 4 milioni di voti, continua, ti prego, continua! We started taking sleeping pills during the day. Con chi eravamo? Rocco, per caso? Eravamo con Rocco, avanti con Rocco, eccomi, dai. Giuseppe, avanti eccomi, con Rocco, eccomi. Dimmi Rocco, dimmi. No, io non voglio offendere nessuno, no, ma lì c'è un coglione, no? Come ho detto, il nano coi tacchi, no? Che se permette le prende. Ci sarebbe, scusi. E di telefonare all'ambasciata russa, cioè, ragazzi. Ah, certo, certo. Ma certo. Che cazzo, ma scusa, ma che cazzo stai a dire? Certo. Ma chi sei per telefonare all'ambasciata? Ma non sei nessuno, certo. non sei nessuno, certo. Quello lì, quello è un certo. Grande, quello è un grande, quello l'ha messo al culo con la sabbia. A tutti quanti voi comunisti coglioni che non siete. Però scusami, ti segnalo comunisti. Che comunisti non c'entrano niente, perché la signora comunisti. Meloni, che comunista non è, appoggia l'Ucraina, per cui l'ha messo nel sedere pure a quelli che appoggiano. Vabbè, diciamo. No, non parliamo da carciofara, da garbatella, fammi bravi, dai, su. Sì. Mo io comunque non voglio di niente, no, ma io ho tanti amici. Vabbè, questo qua sarà un Novax filo puntiliano, non c'è problema. Io sono un Novax. No, io non sono un Novax, io non mi sono piegato come gli altri, è differente, scusami. Poi comunque sono un carissimo amico del brasiliano, perché abitiamo vicini. Questo non c'entra niente, questo non c'entra assolutamente nulla. Però scusami Rocco, non ho capito una cosa. Dimmi, tu sei ti piace molto il signor Putin, giusto? Ma non è che mi piace, è una persona seria, non è un cazzaro come quelli che ci abbiamo noi. Ma visto, cioè, ma noi siamo il paese degli artisti, di tutto quanto, se vabbè, mo lasciamo perdere l'Italia. Io ce l'ho con quello lì che sta lì vicino a te, che cioè io faccio l'NCC a Roma, io ho sempre lavorato col mercato russo. E che vuol di dire lusso lavorato? E qua siccome lui ha lavorato con i russi, russo, abbiamo sbagliato, hai, quindi a essere severi con un con paese l'ambasciata che russa a Roma, tutto quanto il resto. Ma tu lo sai che ieri mi ha chiamato uno dall'ambasciata, mi ha detto: Rocco, ma tu per caso sai chi è? Perché loro non sanno neanche chi sei te. Vabbè, che se vogliono un tè caldo. Non ho capito bene, tutti, scusami, no? Rocco, scusami, tu ti ha chiamato uno dall'ambasciata russa per dirti cosa? È una persona che sta dentro, perché ho fatto vari servizi. Interessante. Dunque, dicendo chi è Parenzo, ma è una persona dell'amministrazione che parla vari un ottimo italiano. E servizietti hai fatto vari servizi e servizietti. Lo so, mi dispiace, ma è il mio lavoro. Tu diciamo che vabbè, oltre a apparire lì alla 7 che e la guarda mia nonna col cane. Hai fatto il delatore. Però scusami, che cosa hai detto? Si chiama Parenzo? Che cosa hanno detto? Ma hanno detto: scusa Rocco, ma tu sai chi è questa persona che chiama, fa il buffone di qua, di là, sai per caso così, ma hanno detto, senza andare a vedere su internet, che lo conoscono, non lo trovi manco su Wikipedia, insomma. Però io ho detto: guarda, sì, è un coglione che sta in radio, fa la parte sua, cioè è un poveraccio. Fatto bene insomma, a fare il delatore, bravo, ma sì. Bravo, complimenti. Ma no, ma è così, ma è così, fatto? Mi dispiace. Ti hanno dato una mancetta. Indifendibile. Allora, chi è Novax? Ma cosa sei? Un agente russo sotto copertura, un traditore italiano? Russia, chi è di qua, chi è della... Ma guarda come cazzo stavo noi a Parenzo, ma sei l'italiano destinato per te. Tu spicci russi. Si venderesti tua madre pure, mamma mia, che no, per mi due soldi russi, mi dispiace, no, tu no, e i tuoi no, servizietti a Mosca, orgoglioso. Che vergogna, ciao Rocco, ciao, che vergogna. Allora, ho detto una cosa prima che ribadisco in maniera molto molto forte. Quelli che vogliono cacciare sostanzialmente Israele dalle università italiane mi ricordano, ma lo ripeto 100 volte perché ne sono convinto, quelli che nelle università, i senati accademici di Torino e altre università ancora, che vogliono interrompere gli scambi che hanno, che adesso non vado nel particolare, nel dettaglio, le università fanno degli accordi spesso con le università straniere. L'università di Israele, che sono un'eccellenza, hanno degli accordi con le università italiane. Alcuni, su pressione degli studenti, ma anche su iniziativa dei professori, vogliono interrompere queste collaborazioni. Mi ricordano, adesso non mi accusate di follie, non mi accusate di aver paragonato i nazisti all'università, perché non è questo. Ho detto che mi ricordano i Judenraus, fuori gli ebrei dall'università. Questo è il punto. C'è Carla Beatrice da Torino. Vai Carla, dimmi. Che c'è Carla? Dimmi che è successo. Ciao. Carla, che è successo? Ciao Carla.
Dimmi, che è successo? Questa è una grande casa, Carla, però ti devi, è una grande casa che accoglie tutti, anche le persone, come dire, che hanno dei problemi, compresa te che hai sempre dei problemi. Voglio capire da te, cara Carla Beatrice, cosa è successo? Fatti sentire forte con la voce, dimmi. Carla Beatrice. Sto morendo. No, stai morendo, non posso sentire questa cosa. Che vuol dire stai morendo, Carla? Dai, chi dobbiamo chiamare, Carla? Che vuol dire stai morendo? Che hanno massacrato. Ma chi? Ragazzi, cercate di richiamarla un attimo. Carla, che è successo? Sento male. Metti bene la, la bocca accanto al telefono, se no non ti sento. Poverina. Che hanno massacrato. Cosa? Chi ti ha massacrato? Un assistente sociale. Sì. No, ma che è successo? Si sente l'assistente sociale dietro? Chi è che la voce dietro? Tuo figlio? No, no, no. Chi è? È mio figlio, sì, siamo in due qua. Allora, un assistente sociale che mi ha denunciata a procura. Vabbè, questo però non è che ti ha, non è che stai morendo per questo, perché l'assistente sociale... Fammi finire. Sì, dimmi, dimmi. Io non sono in grado di intendere, di volere. Ma adesso io questo non lo so. A me sembri lucidissima. Però poi magari. Appunto, sono andata in ospedale. Sono andata da uno psichiatra. Sì. C'è scritto che sono una persona molto forte, caratteriale. Mi hanno messo un avvocato di sostegno. Mi ha tolto tutti i soldi. Tutto. Però non io... mi dà più una lira. E allora? Sto facendo la fame. Cioè, stai morendo? In che senso stai morendo? Stai morendo in senso così, una metafora, un'esagerazione. Non è che stai morendo sul serio, non è che sei sul punto di passare a miglior vita. Non credo, no? Sì, tu mi conosci. Sì. Ci siamo conosciuti tanti anni fa. Ma adesso tanti anni fa. Di persona non ci siamo mai conosciuti. No, ma di persona non ci siamo mai conosciuti. Ah, questo non lo sapevo. Ma di persona non ci siamo mai conosciuti. Ma no, non l'ho mai conosciuta. Adesso. Era un dato non conosciuto. No, ma io non l'ho mai conosciuta di persona, Carla Beatrice. Ci siamo detto così la signora. No, via telefono. A parole, ecco, appunto, precisiamo. Si è corretta dopo, però. No, corretta dopo. Ero l'amica di un miliardario di tanti, di tutti. Ah, ecco. Adesso mi trovo. Sì. Alla fame in mezzo a una strada. No, in mezzo a una strada no, è ancora la casa popolare, no? Sì, sì, è una casa popolare. Però sono arrivata a questi punti della vita. Allora io mi chiedo. Chiediamoci. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Sentimi bene. Sì, ti sento, dimmi. Voglio che senta, perché voi avete un giornale. No, il giornale, siamo la radio. Sì, la radio, però fate parte del sì, lo vedi che la radio 24 ore. Sì, sei lucidissimo. Di un grandissimo gruppo editoriale. Ti lucidissima. Ti ringrazio per averlo ricordato. Ricordatevi. Sì. Arrivi a 80 anni. Sì. Ti portano via tutto. Vogliono che tu vogliono portarti in un ospizio. Sì, vabbè. E farti mantenere. Però scusami, cara Beatrice, qui la cosa fondamentale è solo una, io te l'ho già detto, bisogna chiamare le telecamere di fuori dal coro, cioè questo è fondamentale, adesso non lo dico con ironia. Tesoro. Ho capito, chiamiamo però... Mario Giordano che è specializzato in questi casi, sì, il dottor Mario Giordano, diciamo così, ha delle materie che gli sono più care, di riferimento. Ecco, appunto. Ha moltissimo tempo libero. No, veramente non c'ha tempo libero, non c'ha tempo. Lui non ha mai tempo libero. Dammi il suo numero, vai. Sì, ho capito. Lo vuoi il numero di Mario Giordano o no, per l'ennesima volta, Carla? Dammi il suo numero, vai. Ma allora, lo vuoi il numero o no? Dammi il suo numero, vai. Ma ho capito. Carla? Carla, dammi il tuo numero, vai. Sì, ho capito, ma che è una macchinetta? Che lo cazzo? Vuole, dai, Carla, dammi il tuo numero, vai. Ancora, cioè, ma... Carla Beatrice, ci sei o non ci sei? Ci sei o non ci sei? Ci sono, dammi il tuo numero. E vuoi il numero? Scusami, Carla. Mi passi il numero di Giordano? Senti. Sì, te lo do in privato. Se non lo possiamo dare pubblico, è 335. Perché non possiamo darlo pubblico? È contento, Mario Giordano? No, non è contento. Me lo dai dopo? Sì, te lo diamo dopo. Adesso devi darglielo. È contento, Mario Giordano? È dalla vostra parte, come dicono i titoli. Dalla vostra parte. Dammi il tuo numero, vai.
Aspetta. Allora, dunque, tre, aspetta, fammi sentire. Marione, 335 1, ma no, non lo posso dire, dai, non si può dare il numero di Mario Giordano, volo, così quello mi denunzia, ma giustamente, chiamiamolo dai. Al volo. Chiamiamolo noi al volo, Marione. Chiama Giordano. Ma chiama Giordano. Non può? Chiamalo al volo, Marione. Ma ho capito, chiamiamo Giordano, d'accordo. È un gigante. Scusa, ma Carabbe dice, al di là dei tuoi impicci con l'assistente sociale che dici che ti ha portato via tutto, che stai morendo perché non c'hai più un euro. Questa è una grande inchiesta, Donato! Ciao, mi dai questo numero per dire le verità? Per dire la verità, quali sarebbero le verità? Quali sarebbero le verità? Adesso lo chiamiamo. Aspetta un attimo, però devi essere sintetica nella denunzia, perché sennò Giordano c'ha poco tempo. Fai una denuncia sintetica, sennò si annoia facilmente. Dilli, mi stanno togliendo via tutto. Se ci metti in mezzo gli extracomunitari, ti do un consiglio, è meglio. Sì, quello è molto buono. Extracomunitari, rom, sui rom in particolare, arrivi immediatamente. Frega me. Cosa che te ne frega a te? Mi dai sto numero di Giordano? Sì, adesso te lo do, lo stiamo chiamando in diretta, ma no, io ti do un consiglio, quando parli con Giordano devi sempre dire che ci sono degli extracomunitari o dei rom intorno a casa che rompono i coglioni, questa è la cosa, altrimenti se ci sono italiani, storie di lasciti, storie di assistenti sociali italiani, non succede un cazzo, te lo posso troppo dire, c'è di mezzo qualche extracomunitario, ti faccio una domanda. Vodafone, messaggio niente, gratuito. Non c'è Giordano, aspetta, c'è di mezzo qualche extracomunitario, cara Beatrice? Senti, tu lo sai come mi chiamo io? Sì, Carla Beatrice. Sono state delle assistenti sociali che hanno portato via dei bambini a delle famiglie. Ma ci sono in mezzo. Ma sono tre cose: devono esserci comunisti, negri, esatto, comunisti, negri o rom. Ci sono queste tre cose. Gli ingredienti della storia. Ci sono o no questi? Lo fanno anche le italiane, perché gli ho detto assistente sociale, che era una tannona. Allora non interessa a Mario Giordano. Purtroppo. Signora, non può... mi dia retta. I tre ingredienti sono rom, negri e sinistri. Sì, se esatto. Ci sono questi tre elementi fondamentali. Allora possiamo dare la storia a Mario Giordano. Se non ci sta, chi c'è dietro che parla? Tuo figlio, l'assistente sociale? Chi c'è? È Novax. Novax anche. Sono Novax. No, Provax. Molto buono, Provax. Sono Novax. Sì, Provax. Cioè, sì, ci deve essere in mezzo. No, Burioni, che ne so, Burioni, qualcuno, sì, Speranza, esatto. Burioni, comunisti, esatto. Extracomunitari a Roma. Ci sono questi qua? Alcuni di questi ci sono in questa storia? Carla? No, c'è solamente che io ho un figlio. Un figlio. Che non sta bene. Lo so, sì. Ma lo so, ma infatti noi ti siamo vicini. Ti siamo vicini, però purtroppo. Gli hanno tolto il reddito. Sì. Io non posso mantenerlo. Lo so, ma gli questa... hanno tolto la pensione sociale. No, mio ex marito, che sono divorziata. Sì. Dice che andate in rovina. No, adesso noi scherzavamo su questa cosa di Mario Giordano, che infatti, ti confermo che non è, come si dice in inglese, useful, se esiste questo termine, cioè non è adatto allo scopo, perché purtroppo punta su alcune cose. Però certo, la tua rimane una storia drammatica, io non la conosco nei dettagli, ma se è vero che sei in disgrazia, non c'è un euro, ti hanno tolto tutto, eccetera, è una storia drammatica. Racconteremo bene nel dettaglio nelle prossime puntate. Fermi tutti. Scontrini, sono ovunque, mi perseguitano. Signor commercialista, mi aiuti. Ho solo tre parole per lei. Ticket Restaurant Edenred. E perché? Io ho la partita IVA. Dovrà pur mangiare. Li usa al supermercato, al bar o dove vuole. E alla fine recupera il costo dell'ordine con un'unica fattura. Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it. Stanco di traffico e aria inquinata? Ma è come ora c'è bisogno di cambiare aria. Scegli i climatizzatori Mitsubishi Electric con tecnologia Plasma Quad Plus, l'innovativo sistema di filtrazione attiva che elimina fino al 99% di virus, batteri e muffe, migliorando la qualità dell'aria per un ambiente domestico privo di pollini e polveri sottili. Benessere, efficienza e convenienza in ogni stagione. Scopri di più su climatizzazione.mitsubishielectric.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. 3,50%! Scopri il tasso da urlo della nuova offerta Supersmart Premium 366 giorni, distribuita da Poste Italiane, che fa crescere del 3,50% annuo lordo la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart a scadenza. Vai su poste.it, app BancoPosta o negli uffici postali. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
come quella volta che vi ho portato in campeggio. Ha iniziato a piovere forte e... E alla fine abbiamo dormito nella Tiguan. Papà? Nuova Volkswagen Tiguan. Per tutti i viaggi della vita. Scopri il nuovo design e tutte le novità tecnologiche. Una nuova gamma motori mild hybrid e plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia in elettrico, una strumentazione 100% digitale con display fino a 15 pollici e l'assistente vocale IDA integrato per le grandi avventure di ogni giorno, anche sabato e domenica. A Bologna Fiere, dal 21 al 24 marzo, appuntamento con Cosmoprof Worldwide Bologna, fiera per l'industria della cosmetica e della bellezza professionale, che quest'anno celebra la sua 55esima edizione. Novità e tendenze di tutti i comparti del settore, in un evento ricco di iniziative, show e approfondimenti. Radio 24 sarà presente a Cosmoprof con puntate speciali e programmi in diretta dai suoi studi, posizionati al centro servizi. Info su radio24.it e cosmoprof.com. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Borse in diretta. Buonasera, Wall Street procede in campo positivo dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi di interesse fermi tra il 5,25% e il 5,50%. Una decisione attesa dai mercati, ora attenti ai contenuti, ai dati contenuti nelle tabelle allegate alla alle decisioni di politica monetaria. Il Dow Jones al momento guadagna così lo 0,26%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,21% e il Nasdaq avanza dello 0,41%. Chiusura contrastata invece per le borse europee: Milano ha guadagnato lo 0,1%, Francoforte lo 0,15%, mentre Parigi ha perso lo 0,48%, appesantita dal crollo di Kering che ha scontato l'allarme sui ricavi. Londra ha terminato gli scambi poco sotto la parità. Sul mercato obbligazionario infine lo spread tra BTP e Bund ha chiuso in rialzo a 127 punti base dopo che la presidente della BCE Christine Lagarde ha confermato la volontà di valutare a giugno un primo taglio dei tassi. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora. E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante? La so! Da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e... Connect your business. Verizon Connect. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90€. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90€ in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costa? Per far crescere il tuo business servono passione, cuore, audacia, cose che puoi trovare solo dentro di te e in un Alfa Romeo. Per il tuo business oggi c'è noleggio chiaro di Lisis. Alfa Romeo Stelvio a 500 euro al mese con manutenzione, copertura furto incendio e danni. E dopo 36 mesi decidi se acquistarlo. 36 mesi, 45.000 km, anticipo 6.500 euro, IVA esclusa, fino al 31 marzo con approvazione Lisis. Scopri di più su alfaromeo.it. La ricerca applicata, le idee, i prototipi, le invenzioni che oggi fanno parlare il mondo della ricerca e che domani potrebbero entrare nella vita di tutti noi. Questa è Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, da lunedì al giovedì alle 20.45 qui su Radio 24. E venerdì appuntamento in podcast con Smart City Extra Large. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto ogni giorno per scoprire insieme un po' di futuro. Fa una casa fredda e una bolletta alta e una pompa di calore acquarea di Panasonic? Efficiente e a bassi consumi. Scegli la tua pompa di calore acquarea su aircon.panasonic.eu. Panasonic. La zanzara. Ma
non vi rendete conto che siamo all'anarchia? Non c'è più ordine, tutti fanno i cazzi che ne hanno voglia, non si può più dire negro, non si può più... Il Ramadan è la prima cosa che uno può fare in Italia, perché altrimenti poverini sono bistrattati, questi qua fanno i cazzi loro. Andiamo noi all'estero a fare i cazzi nostri, proviamo ad andarci e vedete come vi trattano. Qui la polizia non comanda più, i carabinieri non possono fare niente, nelle scuole si va a buttare solo merda sui muri, è tutto un casino, non c'è più ordine. Luca dalla Spezia, vai Luca dalla Spezia, intanto ciao, un applauso al grande pubblico che ce l'ha aggiunto anche oggi qui in studio, applausi, grazie. Caro Parenzo, cosa ti perdi? Personaggi pazzeschi. C'è persino uno che sostiene di essere contro l'ambiente, così per principio. Uno che lavora in un'azienda petrolifera, dice io sono contro l'ambiente. Vabbè. Ovviamente verrà licenziato dopo le prime dichiarazioni che fa qui, mi pare abbastanza evidente. Intanto Luca dalla Spezia, vai. Poi c'è anche uno che dice che Capezzone è un catto fascista. Catto, fascista, tutte cazzate, dai. Luca dalla Spezia. Due cose sbagliate, perché Capezzone non è né catto né fascista. Benissimo. È Capezzone. Luca dalla Spezia, vai Luca, dimmi. Ciao Giuseppe, buonasera. Davide, volevo dire due cose velocissime. Buonasera, questo non ha imparato in non so quanti anni che non deve pronunciare la parola buonasera. Io ogni tanto ci passo sopra. Mi sono dimenticato, no, Giuseppe, perdonami. Ma volevo perché io ogni tanto ci passo sopra, perché sono distratto da altre 40.000 cose che arrivano. Mi sono dimenticato. Sei perdonato. Mi sono dimenticato. Bene, vai, dimmi. Allora, io ho mezza famiglia eritrea. La mia ragazza è italo-eritrea. Perché è bello? Cioè, non è che se uno c'ha la famiglia mezza eritrea è bello per definizione, è meglio di altri. Questa grande storia. Ma che ti piace? Italiana. È uguale agli altri. A me non me ne frega un cazzo se uno è eritreo, nero, bianco, nero. Posso dirti che tra questa storia. E quale? Posso dirti che tra questa storia e quella di Spatalino, penso che questa sia una bella storia italiana. Ma perché? Scusa. Essere raccontata. Ma questo è puro razzismo. Tu stai dicendo che la famiglia di Luca dalla Spezia è meglio della famiglia Spatalino. Tu lo pensi? Ma questo non occorre essere David Parenzo, ragazzi, per dirlo. Voglio dire, ragazzi, è fattuale. Come dice Giuseppe, questa è una grande storia italiana che ci deve riempire di orgoglio. Ma perché riempire di orgoglio? Ma chi se ne frega se uno si sposa un eritrea, un etiope? Che cazzo te ne frega a te? Questa è quella che noi dovremmo chiamare Bella Italia. La rubrica Bella Italia. Scusami, ma anche la famiglia Sumaoro è una bella Italia, però. Anche la famiglia Sumaoro è una bella Italia. Bellissima Italia. Vabbè, per carità. Fino a prova contraria. Stai dicendo che Sumaoro è un criminale? No, non assumi la responsabilità. Non mi permetterei mai. Neanche un avviso di garanzia. Ho parlato della famiglia, delle gentili signore che si presentavano a casa tutte in gingheri, pur guadagnando cifre minime. Io dico solo questo, poi non dico altro per non farmi querelare. Io ti faccio querelare da Sumaoro, perché Sumaoro è più pulito. Io sto parlando di gentili signore. Sto parlando di gentili signore che si presentavano a casa e compravano case pur avendo stipendi non all'altezza. Però Spatalino, questo è il fratello di Spatalino. Vabbè, non glielo sentiamo dici. Luca intanto, poi c'è Capezzone accompagnato da un pubblico oggi in parte sfavorevole. Io Davide volevo dare ragione a Giuseppe, perché Giuseppe ha ragione. Io su sono cosa? Uguale a me quando mi danno ragione mi dà fastidio, lo sai, io una cosa sono mi dà... uguale. Io sono uguale a questa tutti bella gli altri nella una mia famiglia. Alla parola negra o negro non si offende. Nessuno si offende. Passami tua moglie, scusa, perché dov'è la tua non c'è. Dov'è tua moglie negra? Mia moglie negra a lavorare, spero che porti i soldi a casa a fine mese, perché siamo in difficoltà tutte e due. Io faccio saldatore, lei lavora al supermercato e spero che si dia da fare come mi do da fare. Tu fai il saldatore. Perché sei accelerato? All'improvviso è accelerato questo. No, che non accelerato. Col volume sono accelerato. Sono di fretta e macchina. Allora, scusami, Luca. Di però questo tu... si dovrebbe occupare la Meloni, di queste famiglie italiane. Che c'entra? Anche che di queste famiglie. Ma che vuol dire? No, una bella famiglia. Una bellissima famiglia italiana. Sì, ma scusa, io posso dire a tua moglie in faccia davanti a tutti Italia, lei è
orgogliosamente negra. Io la posso dire? Orgogliosa. No, no. Lei è orgogliosa. Perché non lo posso dire? Perché non lo posso dire? Lei, guarda Giuseppe, vorrei che fosse qua di fianco a me per fartelo dire da lei. Lei, anche sua madre, che è lei, la mia ragazza è nata in Italia, sua madre è eritrea pura al 100%. Le sue sorelle sono italiane, ma hanno appunto le origini eritree. Sua mamma è eritrea. Grazie. Facciamo dei pranzi allucinanti insieme e nessuno la parola negra si offende e si mettono a ridere quando sentono. Quando ma tra di voi? Ma tra di voi? È chiaro, Davide, tra di voi. Se fuori una gli dice sporca negra non va bene, ma in famiglia o tra amici, quando si usa la parola negra in famiglia uno può dire quello che gli pare in famiglia. Se te lo dicesse il generale Vannacci un po' ti girerebbero i coglioni. Ma quando mai? Ma perché? Però... ma dipende come te lo dice, dai. Ciao Luca, ciao Luca, facciamone un altro e poi capezzone, vai Nicolò da Trieste, vai Nicolò, dimmi. Ciao Giuseppe, allora io ce l'ho con David, con David e con tutta questa trasmissione. Io un anno fa stavo bene, adesso ho iniziato ad ascoltarvi e sto male, perché io mi sono reso conto che il paese reale è come dici tu Giuseppe. David, tu devi uscire da Prati, capire che ci sono persone diverse. Il mondo è triste, grigio, ci sono gente arrabbiata. Ma se ne sta accorgendo in queste settimane, se ne sta accorgendo. Ma non se ne accorge, lui continua con questo pensiero magico. Ma è una cosa terribile che mi fa andare d'accordo con te. Questa è una tragedia. È una tragedia. È una tragedia. Che cazzo sono, Belzebù, non ho capito. Ma Giuseppe, c'hai delle idee improponibili. Tipo, quali sarebbero le idee improponibili? Spiegami quali sarebbero. Ma sei una bandiera, ma l'hai detto, come chi era quello che chiamava prima? Quello che diceva che cambi idee ogni 5 minuti, ma è vero. Ma cambi tu idee ogni 5 minuti, rincoglionito. Io non ho mai cambiato idea. E anche se avessi cambiato idea, spiego perché ho cambiato idea. Non c'è niente di male a cambiare idea. È una roba allucinante. Ma anche David, prima ce l'avevi con Bandecchi, possiamo discutere sulle idee di Bandecchi. Dice: ma bisogna pulire la politica. Ma se in giro ci sono i mostri, il linguaggio della politica. Idealmente siamo anche d'accordo. Ma che discorso è? Ciao Nicolò, fermi tutti. 30 secondi e torniamo con Daniele Capezzone. Fermi tutti. Di professionisti ce n'è di tutti i tipi. Versatili, agili, forti. Ecco perché Citroën offre un'ampia gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata proprio così. Versatili, agili, forti e anche allestiti. Ce n'è uno per tutti, una squadra di veri professionisti. Da Ami Cargo a Jumper troverai il professionista adatto alle tue esigenze, anche in versione 100% elettrica. Approfitta degli incentivi Citroën e scopri in concessionaria l'offerta che fa per te. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it. La Zanzara. David, amico mio, è il momento di uscire allo scoperto. La Russia si sta organizzando, riconoscono in te l'unico ostacolo per la realizzazione dei suoi piani. David, è il momento di tirare fuori gli artigli, tigre. È il momento di combattere! Combatti, tigre! Vi vedo sempre un po' nervoso. Oggi l'opposizione se l'è presa pure perché la Meloni ha detto: ragazzi, vi vedo nervosi. Ha chiamato ragazzi quelli dell'opposizione. Allora, prima di introdurre Capezzone, ci sono due signori qua in studio, una coppia di ragazzi che stanno insieme. Una cosa incredibile è che uno lavora in un'azienda petrolifera, giusto? Sì, giusto. E tu sei a favore degli idrocarburi, no? Assolutamente sì. Del petrolio? Assolutamente sì. L'elettrico ti fa schifo, diciamo. L'elettrico è una soluzione. Vabbè, non fare il diplomatico, ti fa schifo, l'hai detto prima. L'elettrico mi fa schifo, invece viva il petrolio. Diciamo che il petrolio fa muovere le persone, quindi come siamo arrivati qua, ragazzi? Benissimo. Questo ottimo, incredibile, la sua fidanzata, come ti chiami, scusa? Sara, la sua fidanzata lavora per una ditta di pneumatici. Ma come cazzo vi siete incontrati? Uno per gli idrocarburi che fanno viaggiare le macchine e lei lavora in una ditta di pneumatici. Cioè, acquisto trasporti. È la old, è la vecchia economia. Ma che la vecchia, è la realtà. Sono il passato. Grazie signori, sono grazie. Sono due grazie. Ragazzi del passato. Musica. Daniele Capezzone, buonasera. Ciao. Eccoci qui. Allora, eccolo qua. Hai assistito a questo inizio di trasmissione? No, già mi sono girato i coglioni, cioè perché io c'ho la famiglia mezza. Bello, ma sì. Bello che, scusa David, sì, ma bello cose, cioè no, ma raga, ma bello, bello che sai, bello, che, sai come ti raduce, bello, non me ne frega un cazzo, però devo far vedere che sono inclusivo, sì, empatico, certo. Buono, sì, falso, sei falso come Giuda. No, è bellissimo, ma perché è bello l'Italia. Ma che te ne frega a te se uno si sposa con una negra, con una perché gialla, con una rossa? L'Italia è l'Italia, ma chi te l'ha detto che è l'Italia? Quella che secondo Vannacci la EGONU non è italiana, è l'Italia. Questo è un falsificatore vero. Vannacci non ha mai detto, ma non
una mai, fissazione. Ma non ha mai detto, tra l'altro. È ossessionato da Mannacci. Allora, iniziamo dalla scuola. Iniziamo dalla scuola di Pioltello. Mi sembra che si possa. Facciamo un applauso. Voi che siete costretti a difendere Mannacci. Mi sembra che ci sia stata una grande vittoria. Entrambi avete una militanza radicale passata. Entrambi. Tu a Radio Radicale, Cruciani. Perché tu confondi i radicali con Bonino, capito? Che è come. Spiegarti la cosa è complicata. Complicato. Allora, l'applauso va al ministro Valditara che ha deciso di bloccare questa storia del giorno giorno. Applauso, applauso. È un po' illiberale, è una posizione un po' illiberale. È la trambata di Parenzo. No, scusa, allora io sono un laico, vabbè, non me ne frega niente. Ma tu ma non sarai d'accordo con bloccare. No, questo, sono scusa, ci avete illiberale. Buono un attimo, ci avete rotti i coglioni per 30 anni dicendo no, il crocifisso no. No, il presepe no. No, il Natale non si può dire, si può dire festa d'inverno, bisogna essere laici, la scuola è una zona neutra, uno spazio terzo, dopodiché arriva il Ramadan e non è più zona neutra se fa il Ramadan. Ma come ragione? Che ci avete in te? Le pigne in testa ci avete? Siete sottomessi, sottomessi a te, quando arriveranno a tagliarti la gola tu dirai avete ragione, venga, questi ragazzi qua, ma che ti tagliano la gola questi? Arriveranno a tagliarti la gola. Ti tagliano la gola? Ma no, che ti forse sei impazzito? Non è che, tu non ti rendi conto che a forza di concedere spazi separati è una in cui classe con la maggioranza la di bambini musulmani. No, allora intanto sono usciti i dati invalsi in una classe de capre, perché quando fai l'integrazione non vanno bene né gli italiani né i nuovi italiani, tanto per andassero capirci a scuola, chiaro? Quindi cominciamo ad andare a scuola, italiano, latino, greco, matematica, se no diventate come Parenzo, capito? È un dramma, è una tragedia. Italiano, latino, greco e matematica l'ha lo fatto. Stadio ulteriore è quello di diventare come quelli del PD, capito? Cioè lì proprio diventa una situazione irrecuperabile. Però appunto non capisco la fissazione di Parenzo con questa storia del Ramadan. Ma adesso non ho capito, ma che male c'è per un giorno non se la scuola nella sua autonomia scolastica, nella sua autonomia, io istituisco la sua autonomia, arriva lo Stato centrale e dice no, un giorno non lo puoi, quindi non puoi scusa, darlo come vacanza. Quindi scusa, pazzesco, a pene di segugio, cioè a cazzo di cane, un istituto istituisce una festa. Io mi sveglio di cosa, che istituisce? Io istituisco vede ma che cosa in base istituisci? Ma cosa fai? In base ai propri avventori, in base ai propri avventori, nella sua scusa, autonomia scolastica. Scusa, ma allora se domani esiste, ci sono quelli dell'Inter dispiaciuti perché l'Inter è uscita dalla coppa, non facciamo lezione. Ma come ragioni? Ma l'Inter come che ragioni? C'entra col Ramadan l'Inter? Ma allora vale il fattore religioso, che però non vale per cristiani ed ebrei, però deve valere per gli islamici. Ma lo vedi come ragioni? C'hai la testa, guai, i neuroni. Però posso dirti una cosa, Davide? A me dispiace perché eravate liberali una volta, mi dispiace. Posso dirti ma una voi cosa. State stronzi invece, capito? Questo è il problema. Però scusami, capito? Daniele, c'è un altro elemento. Allora, io l'ho detto, prima o poi arriveremo al fatto che come ai bagni, i terzi bagni, eccetera, arriveremo al fatto che in occasione del Gay Pride, una minoranza importante di omosessuali all'interno delle scuole, sventolando la bandiera arcobaleno, diranno: beh, no, ma allora non facciamo, non andiamo a scuola perché c'è il Gay Pride. Ma ti pare normale? Tutti a dire: sì, beh, effettivamente. Che... Ma si arriverà ma un a questo. Giorno, ma allora, non avete capito. No, 10 di aprile è ultimo giorno del Ramadan che chiude i 30 giorni. Ma chi se ne frega del Ramadan? Lo posso dire che io me ne fotto del Ramadan? No, lo rispetto, ma me ne fotto del Ramadan. Ma David, non fai collegamenti. Ah, scusa, in questa trasmissione. E anche sul Libero abbiamo difeso i 3-4 studenti della Bocconi che hanno osato fare una battuta, ok, sul terzo bagno, sospesi, ok, bene. E invece quelli che hanno impedito le conferenze di Parenzo, Capezzone e Molinari, quelli gli diamo la coppa, certo. Parenzo, quello va bene. E che c'entra? Quindi io, no, non posso non posso fare una battuta su un social sul terzo bagno, 6 mesi fuori all'università, papà paga, io non posso fare esami, eccetera. E invece quelli che ti volevano spaccare la testa gli diamo la coppa, no, Parenzo. No, ma scusa, ma fratello, ma il terzo bagno non toglie diritti, ma li aggiunge. Chi non fa parlare Capezzone, Parenzo e Molinari toglie una possibilità. Tutto qua è diverso. Fermi tutti, musica. Allora, qui c'è un altro campione del mondo. Grazie. Qui presente tra il pubblico, come ti chiami, scusa? Emanuele, che fai un cazzo? No, sono uno studente, faccio il cameriere, faccio politico, cioè, faccio tante cose. Sei già laureato? Secondo me faccio più cose di te, Giuseppe. No, non credo. Sei laureato? Sono laureato, sono un economista. Sei un economista, ma è un economista la parola grossa adesso. Economisti sono altri. Come dire che tu sei un giornalista, Giuseppe. Sì, va benissimo, per carità. Bella risposta, eccetera. Per carità. Io infatti, se mi dici che faccio giornalista mi vergogno. Cioè, ma non mi vergogno per i giornalisti, perché mi vergogno. Pensa che io vorrei fare il tuo lavoro, da grande. Sì. Senti,
come consideri, signor Capezzone? Un catto fascista. Un catto fascista. Sì, un ex radicale diventato catto fascista. Sì. Scusa, ma tu invece fai. Intanto, ciao, piacere, Emanuele. In bocca al lupo per la tua. Ciao, Daniele. Ma buonasera, come dice, come piace a Giuseppe. Buonasera. Sì. Ecco, scusa, fai politica in che senso? Che fai? Di che ti occupi? Qual è il tuo orientamento? Destra, sinistra? Io sono molto di centro. Molto di centro. E che cazzo vuol dire? Dopo molto di centro, vattene. No, ho fatto anche la scuola di rete. Molto di centro, non si può sentire. Cioè, sono del terzo polo. Del terzo polo. Del terzo. Ma che cazzo? Renziano, calendariano. Già, se si parte. Ma perché è catto comunista? Non è né cattolico, perché, ma perché è diventato il direttore di Libero. Cioè, prima sosteneva, proteggeva i diritti degli omosessuali, dell'aborto, e adesso è andato a Libero, che è esattamente l'opposto di quello che vogliono fare i radicali. No, mi deve spiegare sta cosa lei. Però la domanda non è: che vuol dire Libero? Che vuol dire Libero? No, libero vuol dire libero, no? Sì, ma che cazzo, allora, c'entra? È un giornale che difende la libertà di tutti, ma anche di chi? Di non farci rompere i coglioni da voi moralisti. David, mi senti? Secondo te Libero difende la libertà? Beh, per esempio, ha messo Parenzi in prima pagina quando è stato aggredito, mentre i giornali suoi amici lo nascondevano. Hai capito? Il cagnone. Io purtroppo non ti sento, Davide, sappi che io sono con te. Combatti tigre. A prescindere. Ciao, ciao, amico. Combatti cosa? Combatti cosa? Musica, musica, musica. Allora, lo studente con la pistola davanti alla Meloni al Senato, come al solito, ha suscitato le risate di alcuni. No, beh, ma è solo uno di 16 anni. Nessuna risata. Tu no. Ma lo studente lì. Poi io ho trovato peggio, più che il gesto della pistola, che quello è un cretino, vabbè, un cretino ma totale. Quando minacciavano Speranza, dove eravate? Quando minacciavano Speranza, c'era Speranza, questo livello di indignazione. Ma chi l'ha minacciato, o no? Speranza, facevano i manifesti, cioè, i novax, c'è anche voi difendevate. C'è anche andavate a leccare le palle, a titillare. Che dice, voi titillavate, no, titillavate i novax contro Speranza, aspetta. Li titillavate. Sì, vabbè. C'è anche Pregliasco, quello che rideva in faccia alla gente in televisione, che dice non posso prendere la metro, i novax cattivi. Ma chi, ma di che parlate? Cioè, chi ti riconosce? Dice. Ma chi stavo per dire una cosa. Li avete aggrediti, su quello niente. Come un ragazzotto fa la pistola, ci avete chiuso in casa, ci avete imposto il Green Pass, ci avete bloccato su tutto e rompete i coglioni anche tre. Il paese. Ma cosa hanno salvato? Salvato il paese dalla ma pandemia. Avete rinchiuso il paese. Avete rinchiuso. Ma tu ancora sei convinto che Speranza abbia salvato il paese? Cioè, tu sei veramente convinto che Conte e Speranza abbiano salvato il paese? Io credo. Cioè, tu sei veramente convinto che Conte e Speranza abbiano salvato il paese? Io credo davvero che noi dovremmo intitolare alcuni ospedali italiani a Speranza. Noi dovremmo davvero intitolare alcuni reparti degli ospedali italiani ai medici, agli infermieri e anche a Speranza, che ha avuto il coraggio di gestire una delle fasi più difficili della storia del nostro paese. La breaking news è questo. Parenzo, due punti. Dovremmo intitolare alcuni reparti degli ospedali italiani a Roberto medici, Speranza, infermieri, chiamate l'ambulanza, chiamate il medico, quello della psichiatria. Però, con tutto il rispetto, è veramente incredibile. Scusami, adesso, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili, militari e sportive, ma si può fare una discussione su una frase detta in campo, negro o presunto tale di Acerbi? Ancora, sì. Ancora. No, poi ho visto che oggi li convocano tutti e due, no? Sì. Quindi ci sarà questa cosa incrociata, signora maestra, mi ha detto così. Signora quello maestra, m'ha detto. Ma non è maestra, è lo sport, è il calcio. Allora, il posso dirti una cosa che condividerà, che Daniele condividerà. Le stesse autorità sportive, Federcalcio e altre autorità mondiali del calcio, che fanno la battaglia contro il razzismo, sono le stesse che fanno accordi con i peggiori paesi del mondo per fare le manifestazioni in quei posti, il Qatar, l'Arabia Saudita, che se ne sbattono delle battaglie contro il razzismo, trucidano le donne spesso, la Turchia, che è nostra alleata per fare gli europei di calcio. Andate a vedere la questione dei diritti umani in Turchia e poi se la prendono con uno che in uno sfogo può avere fatto una cazzata, ma vi dovete vergognare. Questo è le stesse autorità che dicono che auto razzismo fuori dagli stadi, sono gli stessi che fanno accordi, gli stessi che fanno accordi con i peggiori paesi del mondo. E no, uno ci vuole coerenza, ma per che tra un po' te mettono, guarda che te portano in Qatar, te mettono stracci in testa pure a te, guarda che poi dopo tu dirai no, giusto, è una giusta iniziativa. Donne segregate, omosessuali in botte, giusta, una giusta iniziativa, siamo inclusivi, grazie. A proposito, Daniele, anche con Emanuele, d'accordo, Emanuele. Hai visto femministe, hai visto
visto femministe scendere in piazza per il caso di Catania? Cioè per il caso di Catania, dove questa l'Iran rifiuta di ricevere la salma perché di questa ragazza morta purtroppo in macchina. Tutti, allora, ancora devono dire una parola sulla povera Saman, chiaro, non dicono una parola su questo, ci hanno rotti il femminicidio, il corpo delle donne, il patriarcato, poi quando arrivano i veri, capito, violatori dei diritti, ci hanno tutti, hanno finito i giga, capito, non riescono più a twittare. Daniele Capezzone, ciao, grazie, fermi voi. Tutti che rientriamo, fermi. Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e aiuta a rigenerare le cellule della mia pelle. Parola di Michelle. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin! Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici. Hai visto il nuovo Ford Transit Courier? Sì, nuovo, ma cos'ha di nuovo? È più tecnologico, più versatile, con più volume di carico. Ora fino a 2 euro pallet. Sul serio? Sì, e lo trovi in pronta consegna a 16.950 euro IVA esclusa. Avrei un certo languorino. Ovviamente no, panino. No, no, no. Un boccone ricco di gusto. Sì, conosco il posto giusto. Siamo d'accordo su Sofia. Tutti alla via di Neria. La leggenda con crudo squacquerone e rucolino. Troppo buona per il tuo pranzettino. La Pia di Neria, la più buona che ci sia. Si libra nel cielo, fendendo l'aria con il muso. L'asino volante. I suoi denti bianchissimi riflettono la luce del sole fino ad abbagliare e una melodia orchestrale riecheggia ogni volta che passa. E dopo una cosa che vola a cui non crede nessuno, eccone una a cui credere davvero. Con un cielo pieno di offerte puoi volare in Italia da 39 euro solo andata e in Europa da 89 euro andata e ritorno. Acquista entro il 26 marzo. Info e condizioni su itaairways.com. Ita Airways. A sky full of Italy. Una storia di famiglia, coraggio, artigianalità, passione. La rivoluzione della grappa. Il monovitigno Nonino. Eletta migliore distilleria del mondo 2019 by Wine Enthusiast. Poi hai preso quella Toyota Utta? Certo, l'Utto Toyota Approved è così controllato che non sembra nemmeno un Utto. Non chiamatelo usato. Un'auto Toyota Approved è molto di più. Certificata per darti la sensazione di un'auto come nuova. E se fai regolare manutenzione presso la nostra rete, hai la garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni dall'immatricolazione o 250.000 km. Prenotala su toyotaapproved.it. Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana. Sta per iniziare la scuola di Limes. Candidati entro il 25 marzo, perché la geopolitica rende più competitiva la mia impresa. Orienta la mia azienda all'estero. Fornisce a noi giovani laureati un curriculum d'eccellenza. Scegli la scuola di Limes di geopolitica e di governo. Iscriviti entro il 25 marzo. Tutti i dettagli su scuoladilimes.it. I serramenti Fossati ti regalano pace, comfort e qualità made in Italy. Fossati Serramenti, eccellenza italiana. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Luciani, sento sempre gente che chiama a parlare del periodo fascista a destra e a sinistra, che è stato un periodo di merda, nero.
Ma tu, quando vai nelle trasmissioni di Mediaset, di Berlusconi, dove non c'erano notizie, dove non ci sono notizie, c'è propaganda politica e vai lì a prenderti i soldi anche da loro. Quello che cos'è? Le trasmissioni che vai a Rete 4 da Fuori dal Coro, dove ci sono tutte interviste ai politici pilotati, che cos'è quello? Non è fascismo? Luciani, tu vai dove stanno i sordi. Beh, sì, ma... Guarda, amico mio, andare dove sono i soldi non è un errore, come Parenzo Docet da questo punto di vista, no? Come dice sempre David, lui si alza la mattina e quando la moglie dice caro vuoi un caffè oppure facciamo colazione insieme, per fare colazione insieme tu tendenzialmente, poi non lo fai naturalmente, gli chiederesti le chiederesti dei soldi, no? La prima colazione dura poco, quindi non è... Poi cioè le chiederesti pranzo, dei quattrini, cena, per andare a pranzo con qualcuno chiedi dei soldi tu, chiedi dei soldi. Ma ci mancherebbe altro. Ma che vuol dire ci mancherebbe altro? Dunque andare a lavorare per soldi, come dice questo cretino, non è un errore, diciamo, non è una cazzata. Cosa devi fare? Io voglio ripetere, se no non è lavorare, che vuol dire? Io voglio ripetere, se non è pagato non è lavoro. No, io voglio ripetere, questi imbecilli, perché sono tali, questi imbecilli che sabato, per carità, vogliono manifestare ed è giusto che manifestino contro la presenza del generale Vannacci e del sottoscritto a Vicenza, ma soprattutto con la presenza di Vannacci. Fuori Vannacci da Vicenza, sono dei cartelli numerosi nella città di Vicenza. No, vabbè, ma fuori Vannacci. Fuori Vannacci da Vicenza, con l'immagine del generale e l'immagine, diciamo, del, no, del senso vietato, diciamo, del fuori. No, io lo dico subito, a nessuno tocchi Vannacci. Fuori Vannacci da Vicenza, nessuno spazio pubblico e comunale a chi inneggia e promuove odio, violenza, discriminazioni, sessismo, razzismo. E io impazzisco, l'ho già detto, è cameratismo militare. Porca puttana, perché il cameratismo militare? Io posso capire il sessismo, razzi, tutte cazzate, però comunque ci sta nel modo in cui questi imbecilli promuovono queste cose. Ma che c'entra il cameratismo militare? Nessuno spazio a chi promuove il cameratismo militare. Io ma il cameratismo. Nessuno tocchi. Posso però dirti, cosa? Nessuno tocchi Vannacci, eccetera. Voglio dire, io non ce l'ho con nessuno, ma io biasimo chi passa il weekend con Vannacci, cioè con tutte le cose che ci sono da fare. Ma che te ne frega a te? Io ad esempio il weekend, questo che viene tra poco, sarò a Venezia sabato, questo te lo voglio dire, invitato da una fondazione a vedere una bellissima mostra. No, tu vai là a fare una marchetta come al solito, a prendere del denaro. No, vai là a prendere del denaro. No, e qua ti denuncio perché non prendo nessun denaro da nessuno, sono ospite di questa fondazione che mi hanno invitato all'inaugurazione, te lo voglio dire, di un grande evento, di una mostra con i quadri di Matisse, di Picasso, una mostra a Venezia, cioè una sera. Ecco, io penso che ad esempio passare il sabato sera a Venezia a vedere una mostra. Se tu per esempio passeresti un sabato con Filippo e Nevio invece di andare alla mostra, no. Poverello. Dai, povero. Povero. Passeresti un sabato con Filippo e Nevio? No. Cioè, se uno dovesse scegliere la mostra, se uno dovesse scegliere la mostra di Picasso, poi sono a cena vado con Filippo e Nevio tutta la vita invece di rompermi i coglioni. I quadri me li vedo sull'internet, prendo internet, ecco i quadri, quei due svalvolati ubriachi svalvolati che vanno a giocare, che ti dicono povero. Ma quale povero, cazzo? Vado al Cipriani a cena, quale povero? Ma che cazzo vuoi? Alla Risbarda. L'ha già spiegato mille volte, adesso se vuoi te lo rispiega cosa vuol dire povero. Però aspetta un attimo, posso dire una cosa? Io perché non vado alle mostre? Perché ho una idiosincrasia, proprio un fastidio fisico per le mostre. Lo sai perché? Il programma di sabato. No, ma lo sai perché? No, sai perché? Perché cazzo, ragazzi? Ma le mostre? C'è un quadro? Apro internet e me vedo il quadro. Ma noiose, se lo vedo. Noiosissime. Ma se lo vedo. Mai andato in vita mia. Mai andato in vita mia alla mostra. Prima della presentazione. Picasso. Parenzo, mister. Quando le scuole organizzavano, andiamo nelle mostre, bigiavo sempre. Andavo a giocare alle slot. C'era le slot. C'era le macchinette, i videogiochi. Si vede il risultato. Poi anche te vai da Cipriani. E cosa bevi da Cipriani? Bevi l'acqua naturale, poverello. Fai bravo. Allora ragazzi, poi adesso entriamo nel cuore del discorso, perché oggi c'è da parlare di moltissime cose di attualità con Filippo e Nevio. La prima cosa che vi voglio dire è questa: io non sono mai andato alle mostre ultimamente, perché ho detto, ma ragazzi, ma perché devo andare a perdere tempo in Europa? L'emozione di vedere un grande quadro di Picasso, a parte dal che lo vedi a 3 metri. Ma di che l'emozione? Ma di cosa? Vado su internet e vedo Picasso, le opere, e guardo le opere, basta, è finita. L'emozione la proverai, se la avessi lo venderei e farei i soldi, ma è quella l'emozione. Che cazzo mi interessa di guardare il quadro a me?
Se ci faccio la fresca mi dà emozioni, ma se no che cazzo me ne frega, dai. Ma che fresca, dai Parenzo, mister, fai bravo, va. Di una volgarità, Filippo di Champagne, buonasera, applausi. Buonasera a tutti, attention please, attention please, Nevio lo stirato, buonasera. Posso bermi la birra? Posso. Che c'è una birra là? Sono a stomaco vuoto, me la sono portata, non ho mangiato niente. Ma che gioca la marchetta, è marchettata. No, potrebbe essere anche pure la marchetta, volete fare la birra? Bermi la birra, scusi. Pazzesca, dai. Quanti soldi vi dà? Perché Parenzo fa le marchette a Venezia, non posso fargli quella birra. Parenzo piglia più soldi di me per una birra. Questa la beva gratis. Ma qui mi chiudono tutto, mi chiudono tutto. Dacci il 10%, almeno il 20% della marchetta sulla birra. Che breve, c'è la fresca già in tassa, quando vuoi, non c'è problema. Bevi di sta birra, ma la birra di pomeriggio ti bevi di sera, alle 6 di sera. Certo, dopo passo al vino, champagne, tequila, le solite cose quotidiane. Le solite quotidianità. Ma sei spaccato stasera? Come mai? Che c'hai? Che hai fatto ieri sera? Ieri ho spinto un attimino. Cioè, hai spinto? Beh, ho bevuto dei vini pregiati, Parenzo. Il massetto, bottiglie da 1.300-1.400 euro. Che te, Parenzo, le vedi col binocolo. E pensa che sai perché sei un poverello? Perché tu ce li hai i soldi, ma non li spendi in queste cose. No, ogni tanto li spendi. Perché poverello della Chiesa? Perché poverello della Chiesa? Perché della Chiesa sono i poveri. Questa è una cosa di Nevio. Facciamolo spiegare a Nevio, perché poverello della Chiesa? Poverello. Nevio. Tanto saluta Parenzo innanzitutto. Ho salutato, ciao Parenzo. Sì, allora perché poverello? Poverello della Chiesa è un modo di dire, è un input così, è un modo di dire, poverello della Chiesa. Cioè perché tendenzialmente i poverelli della Chiesa sono i poveri che stanno fuori dalla Chiesa. È proprio dispregiativo. Non è dispregiativo, ma è un modo così, ma simpatico, dai, perché deve essere dispregiativo? Due dai, nulla Parenzo. Facenti che passano le serate. No, no, stiamo lavorando, poverello. Allora, qui c'è presente la signora Annalita Briganti, che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera. Porta il microfono, ciao, grazie, buonasera. Buonasera. Che considera questi due signori che conosciamo dei cattivissimi esempi, giusto? Prima di tutto volevo dire al signor Champagne che all'Harris Bar si beve il Bellini, glielo consiglio, è molto meglio di quello che lei sta bevendo. Secondo punto, mi aspettavo delle sciabolate, delle magnum, invece si presenta con la birretta, ma lei è un poverello, la birretta me la posso permettere anche io. Io mi aspettavo una cosa. E terzo punto, mi chiedo, ma le 500.000 persone circa che seguono il suo profilo stanno bene? No, lanciamo un appello. Tutti bene? Lei sta insultando chi segue Filippo Champagne. Ora, certo, rispetto alle parole che ho sentito, mi sembra un parolone. Ma dico, lanciamo un appello, 500.000 persone, scriveteci, state bene, avete bisogno d'aiuto. Ma perché? Perché io dico, come ma possibile? Ma anche io lo seguo, che vuol dire? Ma anche io lo seguo, credo. Ma il se non lo seguo lo vado a seguire subito. Così diventano 500.001. Però io dico, anche in italiano, ma cosa vuol dire ballare la fresca? Io ho provato a capirlo studiando il vostro caso. Non è difficile arrivarci. Gliela assicuro. Io ho visto un video in cui lei sventola delle banconote, ma sono false, spero. Io te le sventolo adesso in faccia, ce l'ho qua in tasca. A parte che lei in faccia se vuoi. Non mi fa niente perché lei non si avvicina, ma di che faccia nel senso che ti fa uccidere in faccia, un cafone, un cafone. Che problema c'è? Esibire la fresca. Ma è un messaggio per i giovani anche terribile. Ma sai che c'è una precaria o un precario, un precar senza genere che non guadagnano un precar. Sì, io quando sono entrata, come li ho salutati, buonasera a tutti, perché non sapendo il genere femminile, maschile o senza genere, mi verrebbe voglia di pigliarti a calci in culo per questa cosa, non lo faccio, come se l'avessi fatto, metaforicamente. Buonasera a tutti, però quello che volevo dire, sappiamo che perché volete stuprare la lingua italiana, sappiamo che una persona precaria non guadagna 1.300 euro al mese, ma lei non si vergogna di buttare i soldi in questo modo e vantarsene, non fare la qualunquista. Ma allora vai a vivere in Africa e vai a salvare i bambini che muoiono di fame. Ma che non cosa venire c'entra? Più a fare la qualunquista, ma dai, ma di cosa parliamo? Tutti questi soldi. Io ho la fresca, me la ballo, sono cazzi miei. Ma io non sono un comunista come Parenzo. Prima tu, Parenzo, hai detto speranza, speranza è da processare. Io se fossi al governo, speranza lo processerei, lo manderei in galera.
dai, ma stiamo scherzando, ragazzi. Dai, Parenzo, non fare il comunista come sempre. Il tema è uno. Secondo la signora Briganti, che è una delle nostre, diciamo, moraliste, diciamo, di riferimento. Ma rispetto, ci mancherebbe rispetto alla signora, ci mancherebbe altro. Ma, insomma, per me, dice però che è un cattivo esempio mostrare le viole. No, ce l'hai, no, quante viole c'ha? Dici che sono false, posso fare toccare. Sì, sì, ok. Però Giuseppe, inneggiare al gioco d'azzardo. No, venga lei, mi perdoni, io sono sul trono, venga lei. Ha ragione, chiedo scusa, madame, ha ragione. Cioè, ai cavalli, ma non ha delle... Tu non l'hai mai visto i 500 euro con le viole? Ti fa vedere i 500 euro? Ma che ne sapete? Ma io so cosa si beve all'Harry's Bar. No, non lo tocco. Ma non si usano i soldi così, è una mancanza di rispetto verso le persone che non hanno soldi. Ma non è rispetto. Ma dove li ha presi? Ma dove li prende? Ma dove li ha presi? Ma come dove li ha presi? Ma che sto mica lo spacciatore, fenomena. Ma non lavora. Ma che lavoro fa, signor Champagne? Che lavoro fa? Io faccio l'influencer adesso. Ah, beh, allora l'era degli influencer è finita. C'ho anche la partita IVA. È arrivato in ritardo, abbiamo scoperto qui che i nolli fans non pagavano le tasse, ci sono arrivati dopo sui media. No, io le tasse le pago, mi dispiace, si informi bene che le pago le tasse. Le pago tutte le tasse. Le pago tutte, si informi bene. E fare l'influencer è fare un lavoro. Io condivido tutto quello che ha detto la gentilissima. Beh, ma tu cosa vuoi capire, David. Parenzo? Dai. No, ma è educata, gentile, ma soprattutto tu sei l'emblema della volgarità. Ma tu, scusami, ma tu sei, mi dicono che sei fan di Prodi. Ma tu sei fan di Prodi? Sì. Prodi ha fatto fallire questo paese. Uno dei più grandi presidenti del Consiglio per l'Italia. Ma qua mi nervosisco, Giuseppe. Perché ti nervosisco? Io mi ricordo Prodi quando ero ragazzino, 20 anni fa. Con l'euro lavoreremo un giorno in meno. La Thatcher, sai chi è la Thatcher? Aspetta, Nevio, sai chi è la Thatcher? Parenzo, tu che studi tutto, sì, saprai, certo, che la... sai cosa Thatcher, ha detto la Thatcher? Con l'euro, inglese, gli stati che aderanno all'euro falliranno tutti. Thatcher, sì. E aveva ragione, tu mi hai detto. Tu sei uno pro di molti, ci hanno mandato voluta a rimanere nell'euro. La gente guadagna, no, ignorante sei tu, che la gente che guadagna 1300 euro. Gli operai che guadagnano, ascoltami, Parenzo, gli operai che guadagnano 1300 euro, che oggi con 1300 fai ridere, è colpa di Prodi, è colpa di sta gente qua, no, è colpa, sì, perché prima gli operai con 1,5 milioni di lire, la gente faceva una vita di vita, tu ma tutta la vita. Tu, ma io mi candido adesso, io sto scherzando, vi mando tutti in galera, tutti tutti, inaugurerei questa parte politica con Nevio e con Filippo Champagne, con l'audio famoso, quello del tunnel, quello della Lega, quello del ponte, e l'attacco frontale di Filippo Champagne, fratello di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega questo. Al Senato, dimmi che c'è, dimmi. No, prima di questo, mi ha distrutto, mi ha affranto il fatto che mia figlia stamattina mi ha mandato un audio, è in gita scolastica con tutti gli amici in terza liceo e quindi stanno andando a fare una bella gita scolastica a Napoli e mi ha mandato un audio perché stanno cantando dentro l'auto, il pullman, vado a ballarla fresca. La canzone di questi due miserabili. Sai cosa faccio? La prossima volta lo guido io il pullman. Lo guido io il pullman la prossima volta. Miserabili. Audio di Filippo, vai. Let the party set the flow. 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 Attenzione, preso. Vorrei fare un annuncio al fenomeno. Al fenomeno lì a... di Salvini. Di Salvini. Fenomeno. È 20 anni. No, aspetta, prima spiega che lui parla, facciamo ponti, autostrade. Spiega, sono 20 anni la Como Chiasso che fanno i lavori, è chiusa quasi tutte le sere. Visto che io e Nevio dobbiamo andare a ballarci la fresca al casinò. Caro Salvini, vogliamo dopo 20 anni sistemare una cazzo di galleria che è sempre piena, chiusa. Fai i lavori. È regolare. E quindi sai che fai sempre il cinema ogni volta parli, ponti, autostrade. Guarda la Como Chiasso. 20 anni che mi parli così. E tu dove sei, fenomeno? Dove sei? Adesso ti taggo, ti metto là. Hai capito? Povero. Attenzione, please, eccola qua la famosa galleria, ragazzi, guardate, così da 15 anni. Guarda, questa qua addirittura diventa doppio senso all'andato. Pazzesco, io veramente non ho parole. 15 anni, ragazzi, forse anche di più, Questa è la situazione di tutte le sere. All'andata già abbiamo tratto un miracolo che è aperta due corsie, al ritorno è sempre chiusa. Quindi se si torna con la fresca, la trovi chiusa, beh, giri ancora. Quando torni stirato che devi fare tutto lungo lago, scusate, a me gira un po' i bal. Poverelli!
Allora ragazzi, qui c'è un attacco frontale di Filippo Champagne, che non ha nulla a che vedere con la Lega, anche se penso che l'avrà votata, ma è fratello di Massimiliano Noemè. Non credo proprio, la Lega non la voto assolutamente. Ma non l'hai credo votata proprio nel passato? Qualche volta? L'ho votata solo per rispetto di mio fratello e basta, ma una volta sola. Una volta sola. Una volta sola. Adesso col cazzo che la voterete. Ah, ma quando mai? Ma perché? Esiste. Perché? Cosa devo votare io? C'è questo, il caro ministro Salvini delle infrastrutture, no? Che continua a fare il fenomeno, a parte che veramente non indovina una, poverino, a me spiace. Buonasera. Ma già da qua, ma magari fosse in diretta, magari fosse in diretta. Però tu sei più popolare di Salvini in questo momento. Beh, direi di sì, scusa. Cioè, tra te e Salvini a livello di popolarità. Non c'è, io in giro mi chiedo le foto, Salvini gli lanciano le pietre, chi cazzo gli chiede le foto a Salvini? No, quali pietre. Ma poi è uno che già 15 anni fa c'era, dove era alla festa della Padania allora, che aveva cantato contro i napoletani. Ma io possiamo avere un personaggio del genere al governo, dove cazzo sia, giusto, che fa le battute, non siamo napoletani, ma dove cazzo sei? Tipo di santo, però. Io non sono uno stico di sangue, però se fossi in politica non direi Napoli merda, Milan merda, magari lo penso, ma non lo dico. Bravo. Scusami, poi Napoli è una città che amo, amo i napoletani, quando sento sto pagliaccio, poi mi può anche querelare, me ne frego, che dice chi non mi ricordo chi non salta napoletano. Tempo fa. Dopo è diventato, diciamo, nazionalista, poi è diventato nazionalista. Tu non ci credi, tutto paraculo. Ma fa solo figuracce, anche lì quello che vuole fare lo stretto, ma prima il ponte, io ti dico, tu sei favorevole al ponte, sei contro il ponte? Ma no, ma a me non cambia essere favorevole, ma prima sistema le autostrade. Noi siamo sempre in giro, io e Nevio adesso giriamo, ma anche semplicemente andando al casinò, Parenzo, la Como Chiasso, per colpa di una galleria, è chiusa da 15 anni. Ma poi questo qua vuole farlo il ponte sullo stretto, e abbiamo la Como Chiasso che è chiusa da 15 anni. E ti dico un'altra cosa. L'altra sera che ero con una ragazza che non c'aveva il telepass, quindi ho detto: non facciamo la pedemontana, che noi siamo comodi da Monza a fare la pedemontana, però non c'è il telepass. Poi anche lì mi sono informato, per pagare devi farlo online, solite minchiate con i cash, non si può fare più un cazzo, a parte quello. Forza, come vuoi fare? A parte quello, io pensavo da un tabaccaio gli pagavi dai contanti, anche perché si tratta di 3,54 euro. Io devo andare allo sportello dell'intesa a mettere 5 euro, ma robe che solo qua in Italia si possono fare. Allora? Comunque facciamo l'autostrada normale, la Como Chiasso, e anche lì era chiusa, ci ha rimesso fuori, alla fine siamo dovuti per forza, abbiamo dovuto fare per forza. Ma tu in questo momento Salvini lo cacceresti da leader della Lega? Tutta la vita, ma tutta la vita. E chi metteresti al posto di così? Diamo un consiglio a tuo fratello. Io mi metterei me stesso. Allora. Cioè, tu ti vorresti candidare? Secondo io mi candido e ti posso garantire che mi votano. Cioè, se tu ti candidi adesso a leader della Lega, ti votano. No, non della Lega. Io in farei, generale. No, Lega no. Io farei il partito della gallina. Ma una volta, ma tuo fratello, di fronte a queste cose qua, tuo fratello ti dice qualcosa mio quando spara? Lo mando anche a fare in culo, me ne sbatti i coglioni, capito? Cioè, fermi tutti, no, torniamo fra poco. Ma con chi ti ca... Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Revens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costa? Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee. Dai pasti raffinati agli eventi spettacolari, dai musei futuristici alla magia dei souk, l'estate a Dubai ha qualcosa in più. La prossima estate, fly better a Dubai con Emirates e iniziate le vostre vacanze. Appena saliti a bordo, vi attendono deliziose specialità gastronomiche regionali, bevande in omaggio e straordinario intrattenimento in volo. Quest'estate, volate con Emirates a Dubai. Fly better.
Da oggi c'è una grande novità. Il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sottosopra. Pulire i punti più sporchi e irraggiungibili diventa facile, comodo e veloce. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, fino all'ultima goccia, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. 5 cose da sapere su IWS. Dall'esperienza di Confindustria e Federmanager nasce IWS, Industria Welfare Salute. Nuovo modello di welfare complementare che offre agli stakeholder del settore servizi su misura. La profonda conoscenza di IWS del settore sanitario si riflette anche sull'equità delle tariffe adottate, frutto di un monitoraggio costante del mercato e del grado di innovatività delle prestazioni. La competenza di IWS nella gestione di dati e processi è garanzia di procedure amministrative e di convenzionamento semplici e rapide. Stefano Cuzzilla, amministratore delegato IWS. La nostra profonda conoscenza del settore medico e della sua applicazione al mercato della sanità integrativa fa di noi il partner ideale per gli operatori del welfare complementare, dai fondi alle strutture ai professionisti sanitari. Partendo dai bisogni costruiamo soluzioni personalizzate. L'obiettivo è garantire convenzioni di qualità, processi semplificati, tempi di liquidazione certi e veloci. Industria Welfare Salute. La Zanzara. Buon pomeriggio, un gran saluto a Crux e anche a Parenzo. Volevo solo dirvi una cosa riguardo al caso Acerbi. Io, siccome lavoro con molte persone negre, e ci tengo a dirlo perché loro considerano negro non un'offesa, ma l'offesa è di colore e nero. Questo è quello che mi hanno detto i miei lavoratori del Camerun e di Santo Domingo. Quindi per loro la parola negro non è un'offesa, la parola offensiva è di colore e nero. Questo è quello che dicono loro. E quindi non ci rompete il cazzo. Nevio lo stirato, applausi, applausi, applausi al Nevio, applausi al Nevio. Filippo Champagne, applausi. Allora, c'è stato un attacco frontale di Filippo Champagne alla Lega e al signor Salvini. Dice di aver votato forse una volta per rispetto del fratello, ma non lo voterebbe mai. E attacco al ponte clima, sullo stretto. Però clima. Voglio chiedere a Nevio una cosa. Tu sai che tu sei lo stirato per eccellenza, però in realtà ti supera moltissimo. No, stirato perché l'ho inventato io lo stirato, sì. È stato lui a mettere la parola, però stirato perché... Ma in tutto quanto hai perso? Diciamo? Si può sapere? Non ho mai capito la cifra precisa di quanto hai perso da stirato. Ma come cazzo faccio a farla solo? Ma cioè non è che c'è tutta un commercialista vita, e mi dice in tutta la mia vita, ma più o meno in tutta la tua vita quanti soldi hai perso, quanti soldi, cioè quanti, le banche quanti soldi ti chiedono indietro, questo è il punto. Sono tanti, tipo non lo so, 6-7 milioni, sì. 6-7 milioni di euro, no, sì, 6 milioni. Ma sì. Ancora va in giro, e che cazzo me ne frega a me, io vado in giro a testa alta, ma che cazzo me ne frega a me, segnano sul ghiaccio, a me che cazzo me ne frega, io le banche le metterei tutte alla canna, tu non hai capito niente Parenzo, io le banche le metterei alla canna, perché le banche sono strozzini legalizzati, non si può dire una cosa del genere, strozzini legalizzati, ma tu sei debitore delle banche e dici che sono strozzini, ma guarda che siamo al paradosso, è regolare. Una cosa pazzesca, dai, strozzini legalizzati. Scusami, però se mi dovessero fare un castelletto, mai dire mai. No, cioè, per un altro dire, castelletto lo faresti? È regolare, subito, non ci penserei neanche due volte. Cioè, un altro castelletto, spieghiamo cos'è il castelletto. Il castelletto è un fido. È un fido, sostanzialmente. Se ti dovessero fare, non te lo faranno mai un altro. No, beh, normale. Ma scusami, Parenzo, tu sai, voglio fare una domanda chiave. Tu hai mai pagato il canone Rai? Canone Rai? Sempre. Non so neanche che cazzo è il canone io. Tu il canone io Rai? Io conosco il cannone, non il canone, con due N, cannone. Tu, ma il ogni canone. Allora, ogni ascolta. Televisore è obbligato. No, io lo pago. Vero. Parenzo, scusami una cosa. Adesso, sincero, cioè, parliamo seriamente. Secondo te, la tua opinione, certo. Il sei canone? Un ladro, sei. No, 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 sei che un ladro. No, no, stai zitto, Parenzo. Fammi parlare. Ma ascoltami, no, tu sei un poverello, sai perché? Ti spiego. Ti spiego, sai perché? Allora, io pago il canone, giusto? Compro una televisione, pago l'IVA.
ascoltami a me, compro una televisione e pago l'IVA, giusto? Sì, pago l'IVA. Io devo pagare il canone RAI quando io la RAI non la vedo, non la cago proprio, e devo pagare il canone RAI. Io Sky lo pago, perché è giusto che si paga, giusto. E ma pago 47-50 euro al mese. Ce l'ho Sky. Dici che c'è il decoder originale, tutto regolare. Tutto regolare, che cazzo stai dicendo, Parenzo? Comunque, no, soldi lo paghi. Allora, io il canone adesso sono obbligato a pagarlo perché te l'ha messo sulla bolletta della luce, giusto? È giusto. Io la bolletta della proprio luce la pago. Proprio per i farabutti come te. Ma quale farabutti? Tu sei un poverello. Esatto. Il canone è come il bollo della macchina. Ma è una rapina legalizzata. Tu l'hai mai pagato. Hai capito? Neri te lo dice. Di rapina legalizzata. Sì, una rapina legalizzata. Debiti con le banche. Ma lascia stare, che cazzo me ne frega a me con le banche. Filippo, tu hai mai pagato il canone? Io non c'ho neanche la televisione a casa mia, Giuseppe. Quindi che problema c'è? Ma questo... chiedi la Nevia. Io ho una televisione in casa che non funziona da 10 anni. È uguale, ma tu non ti hai messo il bollettino o no del canone? Ma io non guardo niente, non lo so. Tu non guardi niente. Ho persone che mi guardano per me, non guardo niente. Tu non guardi quello non che ti arriva. Non controllo queste... Cioè la posta allora, che ti arriva. Scusi su una cosa. Scusa Parenzo. Allora, canale 5 non si paga, giusto? Sì. La 7 si paga? No, non si paga. Non si paga, giusto? E perché devo pagare il canone? Questo non fa una grinza, devo dire. Cioè, perché devo pagare il canone, Parenzo, dato che tu ci lavori alla 7, signora giusto? Brigatti, che dice lei? No, aspetta un attimo. A parte che mi sembra che il signor Champagne sia tipo Re Carlo, c'ha anche chi le allaccia le scarpe, chi le va la doccia. Certo. C'è anche quello che mi fa. Ogni tanto c'è un uomo che mi fa quando fa caldo. Uno ascolti e due scenda un po' tra noi. Seconda cosa, sentir parlare comunque delle banche in questo modo, che possono avere un ruolo fondamentale per il tessuto sociale, anche per i giovani, per aiutarli, avviarli al lavoro, la prima casa, eccetera, è veramente scandaloso. Terzo punto, fare conto che non esista la RAI è veramente supponente. Se bisogna pagare il canone RAI, per favore pagatelo. Io ti faccio una domanda, di la verità, sei un'altra comunista anche te, perché tu sei una comunista. Sì. Io sono di sinistra, dimmelo, così quelli a casa capiscono e non ti rispondono. Io sono comunista, devi dirlo. Iscritta a un ordine professionale, ora è troppo complesso spiegarglielo, ovviamente non ho tessere. Io ho una mia visione del mondo. Però lei è di sinistra, io dico una parola pericolosa in Italia: sono antifascista. Viva l'Italia antifascista! Applauso. Bravissima. Musica. No, si rispettano anche le idee degli altri. Musica. Allora io voglio chiudere qualche minuto col tuo programma per l'Italia. La povera briganti messa a confronto con due ubriaconi che danno un euro in banca. Infatti a me piace il cash, nelle banche non c'ho un euro, mi interessa. Comunque ascoltami, Parenzo, io adesso mi candido. Prima cosa che faccio ovviamente si esce dall'euro, che è stata una rovina grazie al tuo amico Prodi. Poi liberalizzo il contante come Svizzera. Voglio comprare una macchina e costa 100.000 cash. La gente deve andare a prelevare in banca tutti i soldi che vuole, perché oggi Parenzo, se tu vai, ma chi lo dice, me che sei ignorante, tu sei ignorante perché ignori. Allora, tu sei a favore dell'evasione, perché l'ho già detto, diciamo. È stata fatta una statistica dove nei paesi dove vige più contante c'è meno evasione fiscale. Tu Parenzo purtroppo sei ignorante, documentati, che tutte le mattine leggi i giornali. Momento musica. Poi volevo fare le autostrade, che è una vergogna. Togliamo sti cazzo di caselli di merda, che è uno schifo. I telepass, tutte le persone ogni anno pagano, che ne so, in Svizzera costa 40, la Svizzera è più corta ovviamente, in Italia pagano 400 euro tutti quanti, ma dopo devono circolare gratis per molto un bene, anno applauso. Siamo stanchi dei comunisti, Parenzo. Siamo stanchi dei comunisti. Musica di quelle dolci, musica dolce per favore, per fare un annuncio. Per fare un annuncio finale, fermo. Musica dolce. No, io. Allora, fermo un attimo. Allora, Filippo Champagne ha un problema con le donne. Sono sfortunato. Sei sfortunato. Sono sfortunato. Che hai detto? Si vede. L'avevo intuito. Ha un problema con le donne. Tu avevi una fidanzata? Sì. Che l'amavo alla follia. Che ti ha mollato. Mi ha lasciato oggi. Ti ha lasciato oggi. Sei un po' giù dunque. Mi ubriaco, mi passa tutto. Però che considerazione hai oggi delle donne? Oggi, guarda, a malincuore, perché io credo nell'amore, credo nei valori. Vorresti avere un figlio. Visto che vanno di moda tutte ste puttane, andrò anch'io a puttane. Ho deciso così.
Fermi tutti. Ma adesso come si permette? Fermi tutti. E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante? La so, da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e connect your business. Verizon Connect. Ecco Andrea, alle prese con la necessità di ottimizzare gli spazi e gli asset aziendali. Postazioni di lavoro, sale riunioni, parcheggi, tablet, posti mensa. Condivisione è la sua parola d'ordine. L'inefficienza è il suo peggior nemico. Ma ora ha un alleato. L'innovativo software Zucchetti per la prenotazione delle risorse aziendali. Così ha più che dimezzato i costi e ha vinto la sua sfida. Fai come Andrea, scegli Zucchetti. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Eravamo sulla Tiguan quando mi hai detto di avere la fidanzatina. La fidanzatina? Ecco, ora lo sa anche papà. Nuova Volkswagen Tiguan, per tutti i viaggi della vita. Scopri il nuovo design e tutte le novità tecnologiche. Una nuova gamma motori mild hybrid e plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia in elettrico, una strumentazione 100% digitale con display fino a 15 pollici e l'assistente vocale IDA integrato per le grandi avventure di ogni giorno, anche sabato e domenica. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, Wall Street si avvicina alla chiusura in deciso rialzo dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati come atteso dai mercati. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha inoltre detto chiaramente che nel corso dell'anno la banca centrale procederà a tagliare i tassi anche se l'outlook economico resta incerto e l'inflazione ancora troppo alta. Il Dow Jones guadagna così al momento l'1,02%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,89% e il Nasdaq è in rialzo dell'1,22%. Chiusura contrastata invece per le borse europee. Milano ha guadagnato lo 0,1%, Francoforte lo 0,15%, mentre Parigi ha perso lo 0,48%, appesantita dal crollo di Kering che ha scontato l'allarme sui ricavi, e Londra ha chiuso poco sotto la parità. Sul mercato monetario l'euro si apprezza sul dollaro a 1,090. E per Borsa in diretta oggi è tutto. 32 pacchi per 27 chilometri diviso 8 consegne, più comodità, meno problemi. A conti fatti, la soluzione è la gamma di veicoli commerciali Toyota Professional. Scopri il nuovo Pro E-City, tuo da 149 euro al mese con l'Hisper Drive, TAN 599 TAEC 788, 47 rate anticipo 4.784 euro, valore di riscatto 8.112 euro, IVA esclusa, info su toyota.it. La primavera. Le giornate si allungano, le rondini ritornano, i ghiri escono dalle tane e fioriscono gli sconti di Costa. Prenota la tua crociera Costa entro il 3 aprile. Sconti fino al 30%. Info in agenzia di viaggi o su costa.it. Costa. Live your wonder. Oh Ciccio, ma è vero anche qui quello che hai detto in TV? Signora Mara, certo! Ridillo davanti a tutti se hai coraggio. In poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1000 euro sulla collezione Mara. Giuri in giurello? Giuri in giurello? Ma perché? Ciccino, siamo in radio. Io quando non vedo non credo. Ah, e sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Avete sentito anche voi? Ci vediamo in negozio? Oh ecco, almeno lì ci vediamo. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla! Verificare modelli a disponibilità in negozio. That's the power of love. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. La Zanzara. Lucio, dopo aver visto quel pezzo di figa satanista, mi sono convertito anche io, eh. Viva il caprone! Lucio, quando vedo le persone in giro ormai ne pongo solo una domanda. Starà o no su OnlyFans?
Allora, ha chiamato Lino Romano. Io non so, Lino. Lino, come al solito, ha tanto tempo da perdere, Lino Romano. Cioè, questo è il punto fondamentale. La storia della vita mia. Allora, stamattina mi caro Filippo Champagne, che tu non sei leghista. Se tu non sei leghista non ti possiamo mai credere. Poi se tu ti candidi, io già fu governatore della Vegas, poi visto che tu fai parlare la fresca, no? Tu ci stai domani mattina, io e te partiamo per Tenerife. Sai che non ho capito niente, non ho capito Io capisco, partiamo non per ho Tenerife. Capito niente di quello che vuoi dire, Lino. A parte domani che mattina scendiamo, domani mattina e te scendiamo e ci balliamo la fresca io e te. Tu i soldi tuoi, io i soldi miei. E che problema c'è? A Tenerife. E che problema invece, c'è? Io e te andiamo a Tenerife, ci stonga apposta. Invece di sentire sta puzza di cavallo che dovrei assendere l'intestato, ci portiamo pure a Nevello Stilato. Ma io non ho capito niente, ma non ho capito niente, Lino. Ma che cosa vuoi? Allora, non ho capito. Io ho detto, visto che Filippo Champagne fa ballare la fresca, ci sta domani mattina. Ma tu dovresti andare a trovare lavoro, a cercare lavoro. Vai a cercare lavoro. Ce ne andiamo al casino di San Mercedes, ci portiamo pure a Nevolo Stivale. Ma devi cercare lavoro, devi andare a cercare lavoro, non a Tenerife. Devi andare a cercare lavoro. Ma come ti balli la fresca? Perché tu ogni tanto vieni e fai vedere sempre le stesse 500 euro. Ma che stesse? Ma secondo te i ristoranti mi regala le bottiglie? Dai, Lino, fai bravo. Ma questo bottiglie? È quello che mi ha detto che mi doveva tagliare il pisello. No. Le bottiglie non è lui. Che tu ti bevi. Ma a Napoli ci tiriamo il sugo del coniglio. Ascolta, Lino, ma tu chi sei? Tu non conti un cazzo a Napoli, Lino. Tu non conti un cazzo a Napoli. I napoletani mi scrivano tutti i giorni. Mi scrivano tutti i giorni i napoletani, Lino. Tu sei denigrato dai da tua stessa gente. Sei denigrato, Lino. Dai, non ti cagano neanche i napoletani. Stai a casa, poverello, dai. Ciao. Che poverello, ragazzi. Quel caso è vero, poverello. Allora, abbiamo qui una ragazza che si chiama Your Petite Cécile, classe 2005, dunque ha 19 anni. Buonasera, signorina, si avvicini. Buonasera. Buonasera, il suo vero nome qual è? Cécile. No, Cécile è il nome d'arte, diciamo. Il suo vero nome qual è? Cécile. No, non è Cécile, dica il suo vero nome, non è mica il Papa lei che non può dire il nome. Cioè, dica, lei fa striptease, la fa anche la OnlyFanser. Mi diceva prima, in questo piccolo colloquio che abbiamo avuto, supportato dalla nostra scheda preziosamente redatta qui dagli amici che sono in redazione, certo, assolutamente, che lei ha venduto anche le unghie, vende anche le sue unghie del piede, giusto? Giusto. A quanto vende queste unghie del piede? $40-45. $40-45. Lei ha 19 idiota? Anni. Guarda che sono lei più idioti. Io vorrei precisare questa cosa. Lei ha 19 anni, vende le unghie dei piedi a $45. Giusto. Ma come le è venuto in mente a 19 anni? Perché non è andata, che ne so, a studiare, a fare un corso, fare altre cose? Adesso faccio un po' il parenziano e si mette a vendere le unghie dei piedi a $45. Me lo spieghi? Appunto. Come mai? Mi diverte. Mi piace comunque questo mondo. Ah, ti diverte che incassi la fresca? Sì. Non è che ti diverte tagliarti le unghie. Ti diverte che ogni unghia acchiappi $45. Penso che ti diverte tagliarti le unghie ogni volta, scusami. Cioè, bisogna tagliarle quando sono lunghe, però, visto che fai €45 unghia, sarei contento anch'io e le taglierei anch'io, figurati. No, tu lo te le taglieresti. Io mi ballerei tutto a gioco, anche le mutande, non ho problemi. Cioè, tu al pazzesco. Gioco balleresti tutto? Tutto, tipo. Anche le mutande, uscirei nudo. Io andrei in giro nudo, mi ballerei tutto. L'ultima settimana com'è andata? L'ultima settimana ho perso 7.000 euro, sono andato a Campione l'altra sera, però 7.000. Ieri una sala slot ho vinto 5.000 euro. Poi sala slot, ti sei infilato in una sala slot così a cazzo? Avevo messo dentro 2.000 una macchinetta, poi ho mandato 5.000, poi ho giocato ancora 5-600 euro, ho scaricato altri 3.000 e me li sono ballati tutto a bere, a differenza che dice quello lì che dice che... Scusi, come spiega lei questo gioco? No, comunque è una bella coppia, vi vedo bene insieme, perché lei può vendere un'unghia, $45, il signor Champagne se la gioca, ballate insieme. Come si chiama la signora? Annarita? Me l'ha chiesto fuori onda, no, faccio finta il nome di non saperlo. L'hai chiamata con altro nome prima. Annarita, guarda, stavolta visto che è una bella ragazza, siete una bellissima coppia. Ti prendo la lettera. Lei Cécile, può tagliarsi le unghie. Vieni a cena con me stasera, ci abbiamo una bella bottiglia. Intanto si taglia le unghie e le mette su OnlyFans mentre mangiamo.
parte mentre mangiate. Allora, scusi un attimo, ma lei però a 19 anni va anche nei locali a fare degli strip. Comunque, tolta la signora Briganti, è un trio devastante. Grazie, David. Un trio devastante. Io toglierei anche te, Parenzo. Toglierei anche te, dai. Allora, bene, nei locali a fare grande Putin, fans. Grande Putin, Parenzo. Ah, scusami, ma pure. Grande Putin, Parenzo. Putin numero uno. Non puoi più dire niente adesso, Parenzo. Ormai tu non puoi più parlare, Parenzo. Ma l'87% non è un po' truccato, secondo te, signor Filippo? Ma anche se fosse truccato, è quello che deve andare avanti. Non ce n'è, assolutamente. Dunque, guarda, mi sta scrivendo, sono a favore di Putin tutta la vita. Tutta la vita. Del gruppo, diciamo così. Questo è uguale quasi a Salvini, oppure fa finta Salvini. Ti sei tirato indietro su Putin, dici. Prima ma Salvini ha fatto una figuraccia già con Zelensky, dai. Ma la mia non voglio mai quello del Napoli. Zelensky, si chiama. E dai, Zorro. Come si chiama? Sì, ma sai perché non mi ricordo il nome? Perché quando l'Ucraina c'ha il governo uno che ballava travestito da donna e faceva gli spettacoli, dove vuoi andare? A proposito degli spettacoli, lei fa degli spettacoli nei locali. Cosa succede in questi locali? Cioè, per esempio, una volta le hanno dato un tizio, mi raccontava prima, ha pagato un numero consistente di fresca, cioè, ma ha messo la fresca, quanti soldi per farla vestire da come? Da sposa, 600. 600 euro per farla vedere da sposa, ma con che cosa doveva fare lei? Che cosa rappresentava in quel momento? Niente, dovevo vestirmi da sposa, appunto mi ero sdraiato su un letto dentro un privé. Sì. E lui mi leggeva la Bibbia. Come leggeva la Bibbia? Mamma mia. Leggeva la Bibbia? Sì. E perché? Perché infatti poi, quando era finito il tempo del privé, io gli avevo chiesto appunto il perché. E lui mi aveva detto che voleva rivivere il momento di quando si era sposato con la sua ex moglie, che era morta. E io indossavo il suo vestito. Cioè, nel privé, ma con mezza nuda, eccetera. Lei ha indossato i vestiti da sposa perché lui voleva rivivere il momento in cui si era sposata. Si era sposato, sì, il momento in cui si era sposato. Posso dire una cosa, Giuseppe? Poi c'è la gente che mi critica che io sono di cattivo esempio. Siamo lì, ti rendi conto cosa fa la gente? Paga le unghie $45, fa vestire questa bella ragazza da suora perché gli ricorda la moglie morta, e la gente critica Filippo Champagne meglio stirato. Sì. Io non so più cosa dire, basito. No, sono Giuseppe, ma le tasse la signorina le paga? Perché c'è una questione tasse che, ti ricordi, io per prima avevo sollevato qui. Le paga? Sì, pago le tasse. E questi 600 euro come è fatto a dichiarare? Come si inseriscono in una dichiarazione? Ma dirlo, cash, qual è il problema? Tutto cash. Appunto, tutto cash, cash contante. Infatti poi qual c'è il problema? Fiscale. Ma io devo fare? Ma io ho fatto la partita IVA, pago il 56% di tasse. Scusami Giuseppe, pago 32 di tasse, 24 di in un paese di falliti. Io pago il 60%. Ascoltami Cecil, fai tutto cash, fai benissimo. Tutto cash. Ottimi tutto consigli cash. Per il tutto giovane. Nero, tutto nero. Tutto nero, tutto nero. Però scusi, se lei a 19 anni non ha avuto mai in testa l'idea di studiare, di farci una carriera, il lavoro, la famiglia? Dei genitori. No, perché? Perché mi è sempre, diciamo, affascinata questo mondo. Prima di fare l'OnlyFanser mi piaceva, cioè, ho sempre, diciamo, desiderato di ballare dentro un locale, vestirmi bene. Fare soldi. Esattamente. Cioè, l'obiettivo è fare soldi. La fresca. Cioè, fare la fresca. E in questo sono molto simili. Cioè, l'obiettivo è fare soldi, la famiglia, quello che possono. I tuoi genitori che dicono a 19 anni di quello che fai? E allora, all'inizio non l'hanno preso tanto bene. Sì. E mia mamma sono 2 anni che. Che non ti parla. Che non vi parlate, mi parla, però, certo. Diciamo. Astento. Esattamente. Astento. Invece, mio papà ci ha messo 4-5 mesi, diciamo, per metabolizzare. Mio papà adesso è. Sì, che io posso non fare è una contento, domanda? Però. Però le unghie, dice, vabbè, se. Posso ma fare tu una fai domanda? Anche video di, in cui scopi. Questo volevo chiedere io. Questo volevo chiedere. Sì. Ma col tuo partner o con diversi partner? Con diversi partner. Grande domanda. Mamma mia. Creator. Mamma mia. Ma qual è? Ho capito, diversi partner? Con i content creator, cioè, con altri ragazzi, con altri che fanno OnlyFans, capito? Ma quindi un ragazzo ti scrive, vorrei girare un video con te porno, e tu poi lo valuti, se vuoi lo giri. Mi piace, sì. Ok, beh, non. Ma tu vorresti una fidanzata così? No, assolutamente no. Perché no? Ah, perché la mia ragazza deve prendere il mio cazzo, non quello degli altri. E io direi che con come questo. Elegante, poi si lamenta che non ha nessuno. Scusami, poi si lamenta che non ha nessuno. Scusami, sì, poi sei bellissima. Cioè, poi scusami, con una ragazza bella così io sarei geloso che gli altri se la pompano, scusatemi. Altre espressioni, diciamo, io ci fanno l'amore, dai, non facciamo tutti i moralisti di Instagram, vi lasciamo stare.
Prego, signora, no, brigante, secondo a me Champagne non sa cosa sia fare l'amore. Dico alla sua ex, bloccalo anche su Threads. Va bene. Invece, mentre Champagne e Nebbio, secondo me sono, non so che cazzo non è, sa, ma dopo io spiego. Champagne e Nebbio sono irrecuperabili, però lei ha 19 anni. Tra l'altro, ci ha detto che ha iniziato da minorenne. Se ho capito bene, perché se sua madre non le parla da due anni, perché non le parla da due anni sua madre? Va bene, però secondo me a 19 anni si deve salvare e non svendere il suo corpo, cioè vendere le unghie a 40 euro è proprio da povera. Da povera, se le vende, scusa, perché 45 euro unghie, quante sono le dita dei piedi? Non sono pochi soldi. Crescono, se le taglio una volta e al mese, fa 500 corpo, al mese, sono soldi. Il proprio grazie, corpo. Filippo Ciampagna. Buonasera a tutti. Da briganti. Buonasera italiani. Italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.